Ultimamente le nostre introduzioni sembrano quasi profetiche. Ricordate? L'ultima volta abbiamo ragionato sull'emulazione dentro e fuori dal meta di Dark Souls 2. Il replicare queste figure mitologiche. Un bosco che assomiglia a Nito. Un uomo che sembra aver trafugato nella cultura di Gwyn. Un'intera città sommersa, Heidh che urla l'ordran da ogni suo poro. E l'ultima volta abbiamo chiuso davanti alla stessa statua che Soler tanto ammirava. Cassandro ama il sole, ma il sole oggi è misero e ci ragioneremo insieme, ma non prima della sigla in 3, 2, 1. Ma buon pomeriggio a tutti, amici video spettatori, e in particolar modo in una giornata eccezionale. Buon pomeriggio, maestro! Buon pomeriggio. Sì, è una giornata pazza, gli impegni sono folli e densissimi, ma Dark Souls 2 è qui ed è assolutamente imprescindibile. E noi dobbiamo godercelo, abbiamo provato in tutti i modi a comunicarlo, eh. quindi voi aiutateci, se ci sono degli amici che stanno rimanendo indietro diteglielo, ma noi abbiamo fatto, abbiamo fatto di tutto, persino io ho pubblicato delle storie pazze su Instagram pur di attirare l'attenzione e ricordarvi che alle 18 oggi c'è Dark Souls, abbiamo due orette circa, vero? Sì, piene, piena, piena. Ok, mi dirai tu poi quando devi andare sostanzialmente, perché come ti ho detto, in realtà alla fine è diventata giornata pienissima anche per me, perché io pensavo di fare Dark Souls e poi andarmene a ninna, ma invece la beta di Pokémon Unite sembrerebbe essere giocabile, quindi finito qui, io mi riposo un po' e alle 10 riattacco, quindi vedrai considera che Considera che io invece poi dalle 21 sono con Karim su ecco, Demon Souls ecco. per un suo format e quindi tiro dritto e dunque ci salutiamo quando arriva il momento. Ma siamo, siamo ininterrotti. Quindi, Vabbè, però, go. domani non ci ferma nessuno. Cioè, domani nove e ah, mezzo. Ah, ah, ma... siamo yes. al solito, senza impegni, tranne appunto Dark Souls. Quindi, ce lo godiamo. E Perfetto. per adesso, invece, dobbiamo accontentarci tra mille virgolette di queste due ore. Ma il solo fatto allora. che io dica questo, cioè, che dobbiamo accontentarci mm -hmm. di sole due ore, fa capire quanto siamo gasati. cioè due ore sono mamma poche. mia. Guardami <ride> il tuo schermo, intanto non lo vedi? Il tuo, ah, il tuo allora, schermo, aspetta. effetto. Ah, no, perché non l'avevo fatto. Ho sbagliato. Ho okay, sbagliato, okay. Io. Ho sbagliato io. tranquillo. Oh, sbagliato. Allora, <ride> e vediamo un po'. Vediamo un po'. Ecco. Allora, aspetta. Tra l'altro, devo mettere eh, anche il tuo. Qua. Ecco, perfetto, adesso ci siamo. Beh, ragazzi, qui c'è subito da parlare, perché è vero che abbiamo due ore, ma io non eh, mi toglierò no, esatto, il non, non piacere. Esatto. Ecco, della chiacchierata iniziale. Benché, eh, l'ultima live sia stata proprio un, un mix forse di lore e di gameplay. Abbiamo fatto sì, di tutto nella, nella scorsa puntata. Mm, vorrei partire in realtà da dove ci siamo fermati. Eh, ci sono da analizzare due cose principali. Ovvero il grembo uh, velenoso della nostra regina, e uh, dall'altra parte la statua, ok? Che abbiamo davanti. Comincio da quella, ok? Comincio da quella. Vai, uh, vai. Senza girarci troppo intorno, e senza dover per forza poi fare discorsi lunghi su materie sulle quali di base sappiamo poco. Vorrei ricordarvi che avevamo già introdotto il concetto di emulazione a Lake, no? quando eh, mi pare nella scorsa live abbiamo detto ma diamine abbiamo affrontato un boss, o, o in quella prima ancora, abbiamo affrontato un boss uguale a Nito, chissà, magari il gioco eh, proprio ci vuole mostrare che questo mondo vive nell'ombra di figure antiche e anziane. Il fatto che io abbia trovato questa statua, lo conferma al 100% e forse eh, mi dà la botta finale per togliermi quella paura che tu già mi togliesti nell'introduzione in cui uh -huh. ne parlai. Ti ricordi? Perché questa, sì. questa statua rotta davanti ai nostri piedi non può essere una citazione a caso, deve avere un senso perché è proprio la stessa identica statua trovata nel borgo dei non morti e che quindi plausibilmente potrebbe essere legata al figlio. Okay? Di uh, Gwyn, il, il famoso uh, uomo, o dio, forse perché uomo è sbagliato, il famoso dio reincarnato dentro Soler. Ok? Sì. Il fatto è che, però, ho difficoltà a unire le due cose. Ovvero, la città nella quale ci troviamo, città è un parolone, il luogo nel quale ci troviamo è estremamente legato al veleno dunque se proprio proprio dobbiamo fare un collegamento con l'ordran alla piromanzia non di certo al sole ad anorlondo e quindi a guin Gwyn. Gwyn no, e veleno sono no. molto distanti quindi perché questa statua si trova qua il fatto che sia qui ci può dare due opzioni valide ok ci ci da due strade da poter percorrere la prima è in realtà la statua è qui perché è sempre stata qui e dunque dove un tempo si trovava il Borgo dei Non Morti adesso si trova eh, il picco mortale si chiama mi pare picco terrestre picco terrestre ecco picco terrestre però diamine che ridere hanno costruito tutto intorno a una statua rotta e non l'hanno buttata via non l'hanno non lo so negli anni non si è eh, distrutta se fosse solamente incidentale questa presenza Specialmente il... in una realtà nella quale ti viene descritto come ci siano influenze geologiche che hanno portato la titanite nelle profondità della Terra. Capito, ecco. esatto, è, è assurdo. Quindi l'altra strada decisamente più percorribile è che qualcuno l'abbia conservata qui. Anche perché ti ricordi, ti ho fatto il commento prima di chiudere l'ultima live, l'hanno protetta bene non è all'esterno, in mezzo alla melma. È chiusa in un luogo molto più pacifico e sano rispetto a ogni altro anfratto um, sì. esplorato nel picco terrestre. Quindi è stata protetta, ma se è stata protetta vuol dire che le si dava un significato, no? Le si è dato un significato, magari glielo si dà ancora o glielo si è dato fino a poco tempo fa e non riesco a trovare questo collegamento. Cioè, qual è? È difficile. So. Qual è effettivamente il legame tra un luogo che... Idolatra il, una principessa o una regina che partorisce marionette grazie al veleno che ha nel grembo e, mm. e, e il sole. Ecco. Non c'è. Non, non c'è. Eh. Quello che si può suggerire in questa storia è qualcosa di molto, molto forzato sotto alcuni punti di vista, ma che in realtà non dovresti assolutamente sottovalutare. Ossia. Uh -huh. che per quanto magari sembra essere un, preso un po in maniera un pochino più pacchiana qui uh -huh. il tempo è distorto e quindi è giusto, non, non riprendiamo questo modo, argomento da tanto tempo, giusto, sì non lo riprendiamo da tanto tempo però in questo caso ti provo a suggerire un'interpretazione, mm, mm. poi magari la riprenderemo in futuro, ma visto che ne abbiamo già parlato di questo, sia di come vincolare il fuoco possa sembrare quasi anche un non è confermato, non possiamo sapere se è vero o falso, però sembrerebbe ipoteticamente, per come noi conosciamo l'entropia, la, la nostra dinamica dell'energia e del calore, sembrerebbe quasi qualcosa che più lo fai, più la stanchi, più la consumi, più mm -hmm. la. Difficile da, da vincolare la successiva volta, uh -huh. e quindi è anche plausibile in quest'idea che se Dark Souls 2, dopo così tanto tempo, il tempo, la sua stagnazione sia sempre peggiore, sia sempre più grave, Però e in qualche modo okay, okay. abbia permesso persino al ricordo, all'immagine, al tempo di quella scalinata di manifestarsi. Certo, è una tirata però non c'è alcun'altra correlazione. Però perdonami, quindi il tempo stagnante agisce anche sulle location e non su sugli oggetti e non solo sul, su sulle evocazioni? Cioè io ho sempre interpretato il tempo stagnante come la possibilità di lasciare i vari segni e di adoprarli. Invece tu ora mi stai dicendo che in realtà la cosa sarebbe più ampia e agirebbe anche sua sponte quasi, no? Nel senso. Allora io ti, io ti rispondo tutto uh, in maniera tale che poi il discorso possa essere ripreso in futuro. La risposta è in effetti no. Fino ad ora il tempo stagnante la distorsione di Lordran e dei regni limitrofi è sempre stata sicuramente incredibilmente uh, magica e strana. però legata mm. a visioni, spiriti eh, e contatti, esatto. per quanto reali, tra segni, Quindi effettivamente è un'interpretazione molto più ampia spaziale, così. diciamo. Eh sì. Esatto, vai a toccare lo spazio oltre che il tempo. Ma allora tuttavia. Okay, scusami, vai. È, è, no, Tuttavia la statua è davvero proprio quella. Quindi o stiamo dinanzi a qualcosa che senza approfondimenti o giustificazioni, descrizioni o conseguenze è messa lì perché. Oppure dobbiamo trovare un modo per contestualizzare una stranezza come questa, perché persino la posizione delle macerie è congruente. Però ferma i lavori. Se mm. questo è vero, allora non è detto che il nostro amico sulla sedia sia un viaggiatore temporale. Mm. Uh, parlo ovviamente del tizio che poi sarebbe diventato anziano. Eppo, sì, 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 sì. sì, 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 sì. Non sarebbe un viaggiatore temporale, ma sarebbe semplicemente l'ennesimo essere soggetto alla stagnazione temporale. Quindi in realtà non so neanche quanto lui sia consapevole di esserci più volte in più versioni diverse nello stesso mondo. Forse, forse ci vogliono spiegare. Spiegare che in realtà non tutto ciò che abbiamo davanti appartiene alla stessa linea temporale, quindi noi esploriamo una spirale che torna su se stessa? Mm. Beh, oddio, da una parte avrebbe senso, sai perché? Uh -huh. Perché viviamo più momenti diversi anche dei regni, cioè se. Sì. I nani no? che abbiamo trovato uh, dove c'erano i gargoyle, ovviamente comincio purtroppo a, a dimenticare è, i nomi, quelli... No, il nome no, della location. Beh, era um, il campanile della luna, diciamo. Okay, la torre il campanile... della luna. Ecco, sì, sì, la torre della luna. Cioè, allora anche quello potrebbe essere un momento diverso nel tempo di quello stesso regno che poi si è evoluto successivamente, diviso a metà dalla parte della regina in questa pozza paludosa e velenosa. Cioè non è diciamo detto che, che se tutto... andiamo a prendere in maniera canonica e così importante questo fatto della stagnazione anche spaziale. Sì, però per ora era semplicemente un possibile leggere ah, okay. qualcosa. Okay. Sì, non, era una no, no, non ti stavo dando una descrizione fattuale di Dark okay. Souls 2. Ok, ok, ok. okay, era okay, okay. Un, uh, pensiamoci insieme perché questo è uno di quei momenti. Il picco terrestre è uno dei luoghi che più. Ha messo in difficoltà. Al tempo, in difficoltà le speculazioni, esatto, proprio perché eh, quello che c'è prima e, sotto un certo punto di vista che vedremo se tu magari giocando percepisci oppure lo superi senza problemi perché è assolutamente ininfluente, è solo un particolare, comunque quello che c'è un poco dopo ha messo in ginocchio... Tante discussioni, tante cose ha creato materiale di mh, confronto anche abbastanza inacidito, quindi sì, sì. È, è un momento delicato, certo. No, 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 ma infatti io la domanda che mh, mi sto ponendo è semplicemente, premesso che non posso accettare che sia lì a caso, punto, ok? Quindi non può essere a caso inserito lì dentro, allora l'unica altra alternativa... E che effettivamente ci sia una magia dietro, ok? Perché non è legato a, esatto. livello, a livello culturale al posto in cui siamo, non c'entra niente. Non è, non è legato a livello spaziale perché non c'è null'altro che richiama il borgo dei non morti, o almeno non me ne sono accorto se c'è, ma non ho visto niente che mi abbia urlato, borgo dei non morti. Niente richiami a Soler, al culto del sole, alla guerra, anche solo alla guerra. No? Perché il dio della guerra è il figlio, il primogenito di Gwyn. Manco quello ho visto. Non, non ho trovato reference alla guerra. Al contrario, ci no, sono no, tante no. reference alla piromanzia. Questo posto è un posto di piromanti, a partire dalla nebbia e a sì. finire dalle magie che usano quasi tutti i nemici per colpirci. Quindi sì. è un luogo più vicino a Isalith che mm -hmm. al borgo dei non morti. Forse davvero dobbiamo entrare nell'ottica di avere uno spazio-tempo che ci illude. Ciò, però, mi manda ovviamente in confusione. Mi inacidisce eh, la testa. Perché la confusione è. A, a quel soprattutto punto non attenzione. posso sapere. Non ma non solo. Io ti ho messo sul tavolo una possibile scintilla speculativa. Ma fino ad ora. Nessuno ne ha parlato. Non c'è una descrizione, non c'è un dialogo, non c'è un NPC, non c'è nessuno che abbia parlato di. Sai, io qui ho visto entrare in campo, entrare in loco, pezzi di altri mondi, pezzi di altri certo. regni. No? Quindi se non ne parla nessuno, è semplicemente una reazione logica, ma non deduttiva. Cioè Sono non stiamo deducendo qualcosa, stiamo intuendo, provando a fare, ma non è deduzione. Quindi prendila per quello che è. Io so per questo... ora ti ho lasciato una... un germoglio per giocarci, ma non è ti spiego ok e io ovviamente la prendo per buona anche perché è l'unica soluzione logica che attualmente sembrerebbe tale però è difficile da metabolizzare perché a questo punto qualsiasi cosa che abbia davanti potrebbe essere effettivamente proveniente da un'altra un dimensione da un altro tempo mm -hmm. più che dimensione cioè nonostante in questo caso specifico sembrerebbe quasi l'unica spiegazione l'altra è una conservazione ma perché conservare un'icona che non c'entra niente con te è difficile. È difficile. Perché da capire, era Dobbiamo fermarci qui. Perché l'abbiamo già qua. dimenticata praticamente all'epoca. Bravo, all bravo so che era già... cioè, giusto, mille, giusto. Cioè mille, mille anni fa era stata già dimenticata in... ed era ormai un ricordo. A meno che forse a, a, mi hai dato la senza volere un suggerimento. Mm. A meno che non sia stata malinterpretata, che è un'altra opzione. Interessante. Cioè, Quale malinterpretazione? È scambiato per un altro dio. Noi sappiamo oh, che è il dio oh, del sole, oh, capito? Oh, oh ed entrerebbe molto ben in con uh, il passaggio stavolta, del tempo con il passaggio del tempo e le descrizioni e il mood di, di Drangleic, esatto sì, non ci avevo pensato, in realtà è la soluzione più semplice, non lo sanno loro, mi piace di più della distorsione spaziale cioè, loro non sanno chi è per loro è il dio della piromanzia è il dio del veleno è una soluzione molto più logica. È passato talmente tanto tempo e sono state inquinate così tanto le fonti che praticamente il nostro amico Giorgio Pagorgio è non, non è più conosciuto. Non è più... Come hai detto tu, hai detto bene: già Lordran non è conosciuto ed è senza nome. Già Firenze esatto. e Sabaco II non ne hanno potuto conoscere il nome e le sue statue ehm, Gwendoline le ha rimosse. Le rimosse reso invisibili, ha fatto di tutto per far sì Capito? che non ci fosse assolutamente eredità del, del suo nome e della sua esistenza. Eh, ma io rispondo alla chat: Nesian scrive potrebbe essere semplicemente del fanservice, ma il maestro mi ha detto che non sarà presente in teoria questo fanservice. Quindi, cioè, mh, io sto entrando nell'ottica anch'io. Ho avuto questa, questa perplessità allora, prima ancora della statua, fatto ho, ho detto che la situazione non era grave come tu. Temevi che fosse ah. e, oh. e io sono qui nel supporto non cinico, non tecnico, ma passionale e virgiliesco. Tu non devi fermare pensieri okay. più freddi e negativi solo perché io proteggo in parte la tua esperienza. Al meglio, ok. Mi okay. raccomando. Allora, allora. Concludo, premesso che potrebbe essere fanservice becero mi farebbe arrabbiare perché è, un, è non solo è un'icona importante di Lordran, è uno dei suoi grandi punti interrogativi, riproporlo qui sarebbe ottuso, non so come altro definire questo, cioè è un grande mistero, tutti si sono chiesti perché... A questo punto almeno ci metti una statua di qualcosa che già si conosce, tanto se non la approfondisci, già la conosciamo. Rimetterci qualcosa che ci ha fatto arrovellare il cervello senza spiegarcela sarebbe veramente una caduta di stile, secondo me, però eh, vedremo. Premesso che io non penso che questo sia il caso, perché sarebbe davvero troppo in là. Con, uh, con il uh, proprio il coraggio di rimestare in un'opera, in un tra l'altro, neanche tua, perché l'autore è diverso. ehm um, direi che la cosa più sensata è non conoscono più chi è quel dio credono che sia un dio a loro eh, vicino ma in realtà non c'entra niente è probabilmente il figlio di Gwyn o comunque collegato al culto del figlio di Gwyn e, e loro non lo sanno loro non lo sanno e credono quindi che sia eh, un dio del veleno un piromante magari il primo piromante l'allievo uh -huh. di quelana chi lo sa Detto questo, perché non possiamo andare avanti oltre nel discorso, torno, torno indietro proprio a questa regina che partorisce, ok? Che partorisce marionette. Io credo, io credo che sia figurato. Cioè, non credo che sia un reale parto, ma a questo punto devo unire il concetto di partorire delle creature di legno e quindi di crearle probabilmente attraverso la magia con quanto uh -huh. ho visto nelle rovine di Akelar. Sì, ovvero sì. gli stregoni hanno la pancia gonfia. Probabilmente c'è questa sorta di piromanzia extra. La piromanzia non è nuova a darci delle distorsioni proprio fisionomiche importanti, ok? I demoni di Izalith ne erano un esempio. Magari qui la piromanzia ha deformato i corpi in maniera diversa attraverso questa piromanzia del veleno, se si sacrifica un po' della propria integrità fisica, si può accedere a un potere superiore, magari il grembo diventa il luogo di conservazione di questo nuovo potere, quindi in realtà si dice che ovviamente ehm, partorisse marionette di legno perché la, la donna sembrava incinta, ma in realtà aveva il ventre gonfio esattamente come eh, lo avevano quegli stregoni avvelenati cannibali, ok? Ovviamente uh -huh. non riesco a togliermi dalla testa il fatto che possa essere il cannibalismo proprio a creare questa condizione di, 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 di distorsione e di perdita di, di integrità fisica da parte di questo popolo, però sono lontane le due location, a che l'AR non è vicina a qui e quindi ecco perché il mio punto interrogativo rimane tale, i due luoghi sono molto è simili, tutto, infatti è Raccont cioè. raccontano di una storia simile, ma sono lontani geograficamente parlando e quindi non posso che metterci un punto interrogativo. Detto questo, uh, ti dico anche un'altra cosa. Mi aspetto di trovarla. Cioè, qui mi aspetto di avere una risposta. Credo che troveremo questo boss, questa donna mm. con la pancia gigantesca, velenosa. Me, 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 la, me lo aspetto. E il fatto che possa creare marionette, che di base in teoria sono creature fatte di legno, mi fa pensare che quindi questa, questa piromanzia abbia raggiunto un. Un fine creativo per l'appunto, un obiettivo di creazione che in realtà in Dark Souls 1 non abbiamo propriamente se non con i demoni intesi come golem, ok? E però sì. questi tizi non avevano la testa. Ora, non li, ho, non li ho osservati troppo bene, però sembrerebbero costrutti più che uomini partoriti. Non so se anche a te avevano fatto la stessa impressione citazione. Sono assolutamente bambole, costrutti. Eh. Sono dei piccoli golem. Sì, sì. Pe golem però alla Dark Souls 2. Non alla Dark, All Souls, 2. Dark Souls 2. Ecco. Sì. Eh, solo che io ero entrato nell'ottica di... è frammenti vitali, ok? La magia che crea i costrutti. Eh, adesso sembrerebbe potersi aprire anche la strada di... Ci sono vari modi per creare queste. queste Ci sono magiche. vari modi, esatto. Capito? Eh. Questi fantocci. Sei moventi. Uno è frammenti fra vitali. Anche frammenti è praticamente una risurrezione di un'anima che vero, poi magari puoi andare e inserire. Il golem si costruisce. Hai ragione prendo l'anima in un costrutto. Sì, hai ragione. E quindi, probabilmente, questa magia velenosa permette questo, ok? Permette, mm -hmm. permette proprio quello che hai detto tu adesso. Spero di saperne di più, soprattutto perché questo regno è finito in rovina. Quindi vorrei capire anche come è finito, perché questo potere non è stato sufficiente a portare eh, all'immortalità o comunque alla gloria. Questo regno, esatto, ricordiamolo di persino a metà. essere stata una conseguenza, perché comunque qui abbiamo a che fare con una storia che sembra aver investito di veleno l'ambiente, un po' come la palude di Blightown. Ma infatti io credo che sia così. Nel tempo non c'era. D'altronde abbiamo a che fare con il mostro lì della Cupidigia che è un uomo il quale ha avuto una storia drammatica con questa creatura, con questa regina che utilizzava il veleno come strumento di controllo. Sì. E quello che scopriremo all'interno di questa scalata di picco terrestre sarà, in... sarà cruciale, ovviamente. Chiaro, chiaro. Che cosa dirti, quindi? Spero di saperne di più. Eh, come hai detto tu, io penso addirittura proprio che si tratti della fine. Del regno, questa. Cioè, quella che abbiamo davanti. Le, le pozze di veleno non dovevano essere così estese. Secondo me è andato fuori controllo. Quello che mm. vediamo è un veleno straripato. Un fiume in piena. Ok? Sono affogati nello stesso veleno che doveva portarli alla gloria. Mi piacerebbe sapere il perché. Credo e spero eh, di, di saperne di più. Anche perché era un regno bipartito. Quindi magari c'è stata una guerra fratricida. Mm. C'è grande possibilità di sviluppare questa storia. E non so perché. Ho la sensazione. Esatto, Alken e Ven è molto interessante. Ho la sensazione. Sapendone molto di più di altri regni che vengono semplicemente citati, come Ah, vabbè, si chiamava così. Ho la sensazione che sia più vicino nel tempo rispetto a Olafis. E io gradirei sapere: Dranglake, cos'era prima? Intendo proprio prima di essere Dranglake, cioè Vendrick ha creato Dranglake e prima cosa c'era? Forse questo regno vi è partito. Cioè, forse pr poco prima della nostra storia, per poco prima intendiamo qualche millennio prima, c'era effettivamente questo regno anche di veleno. Uh, perché purtroppo qui è molto fumoso il tutto. Sappiamo che c'è no, stato certo. tanto prima di noi. Il veleno è chiaramente uno strumento utilizzato per creare, o meglio, per controllare queste marionette. Però c'è anche molto altro intorno che potrebbe suggerire una interpretazione diversa di quello che è successo a Pico terrestre mm -hmm. però per poterla trovare dobbiamo andare avanti. Sono d'accordo, dobbiamo proseguire e capire se ci sono descrizioni, dialoghi o eventi, persino boss fight che ti possono condurre verso un'altra risposta. Io ti direi uh, Poggers, nel senso ci siamo, uh, possiamo partire a questo punto, non ho altro da aggiungere, spero di saperne di più di entrambe le cose che ho citato, perché secondo me è super Perfetto. necessario sentito molto basso il volume. Aspetta, eh. spero che non ci siano problemi di volume. Perché si sente dalle casse? Po' oh, rabbia! E... Ah, certo, si sente dalle casse perché ho sbagliato audio. Ecco, adesso si sente bene. A posto. Allora Dovremmo esserci. Valle del raccolto, dinanzi a Picco Terrestre. <ride> allora Guarda là. Tra l'altro Aggiungo con un'arma molto simile a una di quelle che poi eh, vengono brandite dai cavalieri neri, no? Sembra proprio un lancione di quelli, no? Beh, diciamo che i cavalieri neri hanno l'alabarda. I cavalieri d'argento hanno delle lance che però sono molto più modeste, molto più fini, molto più eleganti. I cavalieri neri non hanno delle lance però mm. quest'arma assomiglia semmai a quella di Ornstein anche se... è vero, anche a no, quella di Ornstein purtroppo non ci dice altro il resto della della statua, è molto generica soprattutto la faccia è proprio hyper generic allora, rinfiliamoci tutto mm -hmm. l'equipello godopoli e ragazzi si va a usare uno ritorno a fan poggers, sì, perché non possiamo fare molto. Usiamo un ossicino, non c'è altro qui da fare. Tra l'altro ne ho un miliardo ormai perché me ne avete regalati un sacco. Io, ragazzi, spero ovviamente al solito che il passaparola a Hyper sia arrivato. E che... Quante più persone possibili siano collegate in questa diretta E che, in, che sentano assolutamente... Ah, quello sono io Esatto E che sentano nel modo più assoluto... La nostra soddisfazione coccole nei confronti del vostro festeggiare Ed essere qui grazie, Assolutamente grazie, grazie a tutte le sub anche qui ne sono arrivate tante Grazie, 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 grazie. Io ti ho evocato Venga ma Io maestro. sto arrivando Prepariamoci perché oggi si parte belli dritti verso un nuovo dungeon Quindi... Mm. Let's go Ok Ok Bello mm, 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 mm. Sì maestro Andiamo Eh sì Ci, ci impregneremo i baffi L'uno dell'altro Un giorno oh. Faremo l'intreccio di baffi oh. Da qui Questa è l'entrata Eh ma siamo stati invasi Allora maestro no no, no 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 È che ci sono io Ah è che ci sei tu Corretto Esatto Praticamente comunque Anche la coop È all'interno di un ambiente, di una cosa. Giusto, mappa. giusto E invece Anche siamo stati invasi L'hai chia comunque chiamata L'ho chiamato cioè, Cobra Xen Cobra, è un cobra, maestro Cobra contro... Aia Ma chi cazzo è? Oh Maestro Ma che cazzo... Oh, oh. <ride> Io non capivo cosa mi stesse colpendo Eh, ma perché in realtà è arrivato dall'alto Ah, Guardali sì. Ma Quanto perché sangue. devi sfocare Mannaggia al cazzo Eh lo so è bruttissima la sfocatura È un peccato eh. Oddio non so se sono fatti di legno propriamente Cioè potrebbero però sono vestiti È che hanno proprio Cioè non hanno la testa mozzata Non ce l'hanno direttamente Esatto, non ce l'hanno dando proprio. Oh, eh. uh, guarda un ricettacolo del. Ah, però è pieno di veleno? Hai visto? Ha ah, di nuovo. Il veleno viene persino raccolto. <ride> Beh, l'hai detto, hai fatto la tua scelta, accetta le conseguenze. <ride> Questo qua è pieno di veleno. Speravo <ride> che ci fosse un oggetto dentro, non la merda. <ride> no, hai fatto, hai fatto, hai fatto bene. Oh, uh, maestro! Bene. Lei ha visto. Lei ha visto. Oltre la porta Aspetti, aspetti, aspetti Aspetti, stia attento Attenzione che qui c'è un, Una eh, lo sorta vedo. guerriero strano Eh no, ma ha ah, tipo La lancia inciantata Alla Winheim. Lì, dovremmo combatterlo ah, Mi stanno tirando le frecce Certo Bevo. Aspetta Vado col morso Eh, purtroppo mi sono ah, tolto, ah, tolto. Ah, Oh, ah, mamma ah. mia Ah, velena sto bastardo Sì Ora è quasi morto. Eh, ma anche io, aspetta. Dai la palomba. Oh, uh! <ride> uh, Grande. La palombella ha funzionato, Perfetto. maestro. Ora possiamo tornare a esplorare con calma. Co Cobraxen è stato. Panterato. Purtroppo, vittima esatto. Eh, aspetta un attimo, c'è. roba qui? Possiamo, possiamo rompere? No. Ah no, ma ci ho provato in tutti i modi per anni. Ah ecco, <ride> perché <ride> sembra proprio una porta fake e qui ci sono effettivamente degli objections, quindi... Allora, uh, qui prendiamo la falda da guardiano della cripta e ce la leggiamo subito, ma non prima di aver detto Madonna, perché mi stanno di nuovo attaccando. Quindi hai anche ottenuto un bel drop. Allora, aspetta che guardiamo come... Diciamo che ci dice. Allora, ho già dimenticato ovviamente il nome, però era una chest, vero? Era una la falda no, è, la falda. È, non è la chest. Se sì, no? la falda è il sotto. Ah, è il sotto. Allora, eccola qua. Falda da, dei guardiani della cripta. I guardiani della cripta vegliano sui morti dormienti, assicurandosi che non si risveglino. Però la cripta non era la cripta del non morto, essendo quella la tomba del non morto, vero? No, 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 la cripta, la cripta è proprio la cripta del non ah, morto. Ah, ecco, ecco e quindi i guardiani della cripta vegliano sui morti dormienti assicurandosi che non si risveglino cioè i morti che non devono essere maledetti e quindi risvegliarsi da non morti reo contadino saggio, stolto, ricco, povero i guardiani trattano tutti con la stessa cura quindi quello era un guardiano il quello un guardiano. Il drop l'ho preso dal... ah ci ha dato un regalo sì. il nostro amico Sì, lo, lo questo te lo do io del custode della campana la guardo? esatto, questo, questo te lo do io tu adesso guardala ma... Comincia a darmi le mm, effigi in eccesso che hai così che tu possa cominciare a percepire nel dungeon crawling il pericolo di avere HP abbassati. Assolutamente. Quindi, Fa ora disequipaggio le dai consumabili, ah, Tienitene te okay. ne 6, Certo. Anche perché più che altro, più che averne tante, e basta, stiamo vincendo tanti duelli, e quindi ne sto farmando un sì. botto. Sì, 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 sì. Aspetta, adesso. Infatti, i duelli qui. vanno tenuti in coso. No, no, sta dando bene. Fai, lascia. Eh, lascia, esatto. Ne tengo 6. Esatto. No, ne tengo 8, così, perdonami. Aspetta. No, era giusto, era giusto. Scherza. Ah, è giusto, è giusto. Perfetto. Okay, allora, dicevo, perdonami. Um, prima, prima finisco il discorso sulla falda. Questo però mm -hmm. riavvicina, in qualche modo. Il discorso del guardiano del sole: per quanto siamo da tutt'altra parte, però la tomba la cripta del non morto lo abbiamo detto la scorsa puntata. È il luogo nel quale sì. molto probabilmente um, vengono tenuti uh, tutti quanti gli effettivi umani morti sperando che questi non diventino dei non morti. Ok e Ti ricordi Anzi, veniva dato Prego. apparentemente più profonda, cioè anche se tu sei non morto, puoi andare lì per chiedere di farti riposare di esatto. lasciarti eternamente lì e infatti non in diceva se sarai... O... Se... Esatto. se sarai fortunato, potrai res... eh, diciamo riposare in pace per sempre lì ora. Per quanto sia assurdo, ok, quello che sto per dire, uh -huh. sono comunque vicine. Cioè, questa location e la statua sono location quasi contigue, ok? Sì. E noi Cosa sappiamo... Intendi, però? Nel senso che siamo nella stessa location, siamo nella stessa sottomappa, non so come vogliamo chiamarla. Cioè, Di, la statua... Però... Cioè, tu stai. Ah, ok. Della statua, ok. Nella sì. De statua parlo della statua del, del, del figlio di Guin, ok? Sì, sì sì sì, okay. sì, sì, sì. Cioè, dico che la statua del figlio di Guin è vicina al posto che ci ha fatto droppare questa falda, ok? Quindi per quanto continui a non trovare il collegamento col veleno e con la regina che partorisce marionette? C'è, invece, secondo me, un collegamento possibile e facile tra cripta del non morto e la statua e questo collegamento ci richiede un'ipotesi, neanche troppo difficile da credere Gwyn odiava la non morte, cioè odiava gli effetti di un fuoco che si spegne, ma la non morte gli era strumentale per portare avanti il suo piano ok? la cripta del non morto nonostante il nome invece deve necessariamente essere un un luogo anti non morte, no? Perché io non la voglio la non morte, non la coltivi qui dentro, anzi la scacci, la allontani, la ripudi, giusto? Giusto. E se la separazione. La rispetti, tra... però. La rispetti, sì, però non. Non la vuoi. Non... non... Perché nel senso la cripta sembra essere un luogo che magari non ha spazio infinito. E che è difficilissima da raggiungere evidentemente O che ha delle regole molto particolari O un accesso misterioso Ma è La placida oasi della non morte Cioè è, Se tu vai lì non dovrai subire Le Appunto. persecuzioni, le torture Esa okay. No aspetta aspetta però La cripta del non morto È un luogo in cui Quindi. muori e non ti risvegli O almeno così questo sembra, è quello che è. Così sembra Ecco a me è sembrato così. Ora, dov'era la descrizione che abbiamo letto l'altra volta? Che ci allora. aveva menzionato la cripta del non morto o la tomba del non morto. C'era un anello. Oh, for... Vediamo se la chat forse lo ricorda. Era, forse era un malocchio. Vediamo un forse po'. Forse era un malocchio. Forse non... però la chat lo ricorderà. No. 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 Non è un malocchio. Ah, sicuramente loro miracolo. se lo ricordano. Miracolo. Un po'. miracolo? Uh, no. Uh, no. no, forse era da un mercante. Quindi non ce l'ho ah, dietro. sì era sicuramente, era sicuramente da un mercante. sì. Porca Però miseria, comunque... sai, da chi era? Di... sai da chi era? Era dal Strayed, tipo, dal tipo sa. oltre, non era street, mi sa, era il tipo oltre Ornstein Forse, ah, ho capito. Era calma un miracolo. Era calma dell'anima, eh, Sì sì, 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 sì. sì, sì. Ecco, allora è purtroppo, ragazzi, senza la descrizione davanti faccio fatica. Però mi aveva dato A la bella sensazione bella. di essere il luogo nel quale tu puoi effettivamente morire. Vieni accettato in quanto persona che forse avrà meno probabilità di sviluppare la, eh, la maledizione. Ok? Nel discorso che avevamo fatto sulla maledizione colpisce tutti: è una questione ambientale, di vicinanza al fuoco, eccetera, eccetera. Se ti, qui... mando, ti mando la descrizione che aveva la. Diciamo donna che hai incontrato. Ah, aveva la donna. Non, non il tizio esatto. dopo Hornstein. Ok, ok. La, quindi la mercante quella che faceva i vasi lì con, sì, vabbè face... no. non proprio stava che giocando con un cranio, stava ah, stava giocando con, con un cranio, cranio. come lo ricordo. Ma senza scopo creativo, ok, diciamo. ok, ok. Uh... Se non è come ho interpretato, allora nulla, cioè. Se la tomba dei non morti non è il luogo nel quale si cerca di non avere un passaggio alla non morte, e quindi si uccidono sostanzialmente tutti coloro che invece si risvegliano dopo la morte, allora nulla. Però se non fosse così, potrebbe esserci un collegamento tra l'aver disertato la culla dei non morti di Gwyn, No, la fattoria dei non morti di Gwen e la creazione invece di un luogo nel quale si riposa in pace? Mi, mi, capisci cosa voglio Guarda, dire? Io ti sì, capisco cosa vuoi dire e in effetti c'è molto di scholar in quello che stai discutendo perché de le descrizioni sono state aggiornate spesso mh, collegate più concretamente a luoghi futuri e così via. Mm -hmm. e quindi vengono nominati molto prima del dovuto. Ah. Infatti è interessante vedere che accade questo proprio perché tu stai giocando alla scolar. Ti mando, mando su Discord la descrizione. Grazie, grazie perché almeno è più semplice per me. Ok, oh, uno dei miracoli eh, perduti, preservato all'interno della cripta del non morto. La cripta del non morto è un posto di riposo per i viventi. Quelli... Eh, coloro che sono afflitti dalla maledizione possono solo pregare di entrare un giorno qui dentro. Però allora è qualcosa di diverso ancora da come l'avevo interpretata forse la prima volta. E ecco. Cioè è un luogo nel quale il non morto morto senza essersi svuotato riposa. Si può che... Morire da non morti eh. senza essere svuotati, com'è possibile? Beh, in teoria no. Eh, appunto. Non si può morire, però evidentemente questa cripta del non morto è un luogo speciale. Per e qualche ragione che ha persino bisogno di guardiani. Tutto e, allora però, e allora, però, torno a, a maggior ragione a sprombattuto verso quello che sto dicendo. Cioè, se effettivamente fosse questa l'idea del figlio di Gwyn, avrebbe senso il ripudio. Cioè, Gwyn vuole dei non morti che muoiono in continuazione senza mai morire davvero perché, se no non possono arrivare a vincolare, ok? O comunque a scoprire. Che cosa si trova oltre il ricettacolo gigantesco? Non, può, non possono ammazzare. Non, non avrebbero abbastanza possibilità per ammazzare i lord e riempire il ricettacolo. Mentre magari uh, il figlio mm. di Guinn desiderava semplicemente dare riposo a queste, a queste entità percepite come maledette. Chissà, leggo anche quello che mi hai dato. Ci hanno, ci hanno invaso, eh, maestro, mi guardi le spalle. Vado, vado. Dov'è che è? Cenci da prigioniero... Eccola qua. Una vecchia fascia stranamente comoda, e ok, apparteneva al custode della campana. Ancora oggi l'amore proibito tra il principe di Alken e la principessa di Ven continua a manipolare queste marionette. Di certo non potevano immaginare che i loro burattini sarebbero durati più dei loro regni quindi aspetta 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 fe 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 quindi queste sono droppate dai dalle marionette dai nani diciamo sì. ah, dai nani è, è, è più, è... dai sì. nani ok perché i nani sono marionette quindi erano fratelli e si sono sposati l'amore proibito è per questo è speculazione una vecchia fascia stranamente comoda apparteneva al custode della campana beh ma scusa perdonami eh uh... Perché dovrebbe essere stato proibito? C'era un tizio, non mi ricordo se viene mai nominato colui che aveva il regno prima di loro, se viene nominato proprio espressamente, ma viene detto che il regno di Alken all'inizio era uno solo, poi viene splittato in due e va a un principe e una principessa. Se viene splittato in due e viene dato a un principe e una principessa, probabilmente sono i figli di colui che ce l'aveva. E quindi amore proibito perché incestuoso. L'amore proibito tra il principe di Alken e la principessa di Ven continua a manipolare queste marionette. È per esatto, questo che hanno io, il ventre velenoso. Ovviamente... Eh, no. Pff, mm, ok. No. no, no. Diciamo che aspetta, prima mi ero mutato un secondo in chat. Quello che ho detto a, a te non l'hanno sentito loro. Ossia, ragazzi, gli ho spiegato questa fascia del custode della campana. È dei nani del campanile che ha affrontato prima. Non è propriamente un drop, ma fa parte del loro set. Tutto qua. E allora ok, quindi anche i nani sono effettivamente dei burattini intesi però come costrutti, non tanto come marionette di legno ok? Quindi sono costrutti ed è l'amore proibito tra il principe di Alken e la principessa di Ven, quindi qui siamo a Ven, che continua a manipolare queste marionette. Quindi è la loro congiunzione che ha portato a questo problema. È la loro congiunzione. Che ha permesso di accedere a questo potere. È anche vero che potrebbe essere un amore proibito, come dice Tommy Rook, per via del fatto che sono un po' alla Romea e Giulietta. Però non mi spiego perché eh, siano nemici, o dovrebbero essere nemici, se di fatto il regno è stato diviso da una sola persona in due. Senza una guerra, non è che viene, viene conquistato. Per me sono fratelli. La connessione in realtà la connessione tra questo luogo e Alkenelven è qualcosa che è stato discusso tantissimo nelle speculazioni della community e non solo ed è per questo che ti ho dato questo oggetto, per quanto per ora o magari anche dopo non avremo conferme o smentite bisogna scoprire se c'è qualche filo rosso che tu come la pensi? lega i luoghi io come la penso? No ah non me lo dirai? no, 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 no non adesso non sono, cioè, no, intendo dire no la, la, la regina di cui si parla, la creatrice di queste bambole, non è legata ad Alken e Ven. Semplicemente ah, perché okay, c'è una... Ah, ok, ok, eh, ok. No, io allora, ti parlavo di nostro... Alken e Ven se sono fratelli o nemici. Se è proibito perché sono fratelli o è proibito perché sono nemici, secondo te. Ah, guarda, sotto questo punto di vista, probabilmente... È più una questione appunto: non tanto, cioè entrambe le cose, mettiamola così. È... Sono nemici così... e fratelli esattamente. È una cosa super un proibito. Po'... Super perché questa storia mh, avrà poco approfondimento, okay. però quello che accade all'interno di questo amore proibito ha creato. Magari chiamiamoli Head Cannon. Sì. Che affronteremo. Così come il fatto che la regina di questo posto potesse essere la principessa della campana. Ok. Ok. Tempo al tempo. Quando avremo completato l'area potremo parlarne più chiaramente. Andiamo, maestro. Allora. Qui si fa il correre. Vediamo, Dark Mito. Attenzione, c'è il nemico qui, maestro. Uh, ma sì. si possono fare dei saltini veteranissimi? No. Potresti provare? anche se. Sì, e potrei morire poi. Eh, no. questo è troppo lontano. Sì, eh, però non c'è alcun appiglio. Aspetta, questo è un po' più vicino, non è vero? Ah, no, 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 ma ci devo arrivare da là, da di là, ci devo arrivare da di là. Dobbiamo ammazzare il nostro sub boss eh? Van Vito. E gli ho tolto metà vita Cioè l'ho distrutto tipo E l'ho anche avvelenato Dist <ride> Distrutto Aveva fatto però un bellissimo paesaggio Aveva fatto un noi. bellissimo paesaggio Sì ma poi lo abbiamo veramente detonato Ok Aspetti però perché C'è un altro nemico E c'è una scala Fatum 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 patem No Patem non, non, non è entrato il patem Volevo paten avec moi. Uh, prima prima l'esplorazione della locations. Quindi di qua. Iniziano i bivi. Vuoi fare il Dark Souls? <ride> eh, Guarda come vuole fare il Dark Souls 2. Eh niente. Esatto. <ride> L'ha fatto il Dark Souls 2 in qualche modo. Perfetto. Vieni qua a prenderti il fuego. Il fuego. Who will win? Non fuego? Male. Ottimo uso della piromanzia. No, 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 no. No! Mi ha avvelenato. Avrei dovuto mettermi davanti a te come scudo, ma avevo sopravvalutato i tuoi HP. Aspetta. Vado Ti cazzi. ripristini? Vado a prendere uno, uno snack per gli zuccheri in corpo che ne ho pochi arrivo. Vadi, vadi. Io eff... Effetto dell'humanity. Long... Occhio che ormai non hai più tante. No, però io, è... mi ha appena droppata è... una Così... da Van Vito. Esatto, esatto, ah, aspetta, aspetta, prova io metto il segno bianco. Magari ti sì. siedi al falò e provi ad evocarmi. Sì. Se non appare subito. Vediamo un po' se appare, speriamo che appaia per magia. Qual aspetta, cazzo? aspetta, aspetta, il trick, il trick. Sì? Il tricone. Ah, esatto. Tricone, tricone. No, non, non ha, funzionato. ha funzionato il tricone maestro Cavolo, era bellissimo Funzionava da dio, sei umano L'altra volta è andato alla grande, sì, sono umano Vabbè, eh, intanto vado accidente. avanti Eh sì Vai tranquillo Iai. Io arrivo in un secondo Allora aspetta, no, no qui Let's go, let's go Ah no, ecco, eccoti Preso il Maestro si troverà evocato No, il segno è scomparso Poggers. Anzi, unpoggers. Uh, ma. C'è una, è una leva qui. Non l'avevo vista. <gasps> Tira su la merda quella roba. Ok. E cosa succede una volta tirata su? Cosa, cosa cambia esattamente? Niente. Ci gliela puoi poi tirare addosso forse al nemico. Boh. Intanto andiamo da Giovanni. Ok, top. Oddio. Oh no, 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 non mi piace. Oh, grazie. Grazie, Dark Souls 2. Grazie, Dark Souls 2. Seghiro, seghiro. Seghiro. Ecco seguiro. Attenzione, seghiro. Ai ai, 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 ai. no, 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 no Ribevi, ribevi per cortesia divina Grazie Eccomi Sì Non, non ho è successo un niente un singolo snack Sono sempre quindi... stato No Sono sempre sono stato proprio... in controllo della situazione maestro Non si preoccupi Un drink ma speriamo che mi dia zuccheri Ottimo, bravo, vedo Che sei esattamente dove ci siamo lasciati Sì, 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 è stato facilissimo Ok uh... Allora Battaglia di archi. Battaglia di archi. Aia. Lui è molto veloce. Archeggia veramente bene. Dai, battaglia di archi. Battaglia di archi. Aia. Ush. Battaglia di archi. Collov. Perfetto. E adesso, maestro, salto della pantera di Tortisio. Guardi che quaglia. Io sono qui a vederti mm... sperimentare. Ma mm... eh, ah, posso fare due mister... di salti, eh? Ce la farò a fare sto salto. Mi sembra molto difficile, ma lo farò. Per tortissimo! No! <ride> <ride> diciamo che ti ho fatto sbattere contro un importante... Diciamo... Lo avevo intuito, eh? Eh sì, ti ho, fatto, ti ho fatto scontrare con quello che è una terapia d'urto sulle distanze. Lo avevo intuito. Non umanizzerò. Se okay. lei non vuole. Allora Se andiamo. lei non vuole, eh? Cioè, io in realtà adesso non lo Siamo farei. sai insieme. perché. Mm -hmm. sai perché non umanizzerò. Ahia! Sai perché non umanizzerei? Perché tanto se devo fare esperimenti con Franco. Assolutamente sa. Ho trovato anche la leva, eh. Ottimo, ho visto che c'è una ottimo. leva, anche se non so a che cosa serva, cioè ho visto. Tira su que quella roba, Mike. E poi. Diciamo che hai trovato qualcosa che serve a eliminare una trappola ambientale. Ah, ecco ecco, semplicemente quella è pericolosa. Esatto. sì. No, sì esatto, sì, non sì. è così pericolosa. Sono d'accordo. Ehi, ehi, ehi. Ok. E la pantera può attaccare adesso. Eh, ecco qua. No, no, no. Come ti permetti? Come ti permetti? Oh, bravissimo guerri... Bravissimo guerriero morto. Bravo, Sei un bravissimo guerriero morto. Costume da guardiano della cretta. Abbiamo trovato anche il costume. Oltre alla falda. Sekiro, he's come. Anzi, has come. Aia, 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 aia. No target come i veri fighi Si beve ragazzi, si beve. Si beve di umanità e di legna. Andiamo. E adesso? Di qua, Godone. Uè. Uè. Dai, Godone. Sì, bene così. Via. Dai, attento, Francesco Cassandro. Ma che mi serve fare questa cosa? Se tanto non devo finire lì. Noi faremo l'altro mm. salto. Quello della pantera che devia. Eccola. La pantera. Tu esplora bene perché questo ambiente. Lo hai già notato come labirintico, eh? Aspetta. Marionette, die twice. Perfetto. Ma stai proprio. Ma stai facendo. Cosa? Le. Andarà catine, vedo eh. La ciabberia. Esplorando... Picca. La picca non è una grande arma. Come dire, particolarmente felice. Le teste si mettono sulle picche. <ride> ok, abbiamo un'altra leva che probabilmente tirerà su un altro vaso. No, le catene direttamente. Mm, ok, ho tirato su delle catene. Perché c'erano dei vasi. C'erano cioè, ah. dei vasi di veleno prima e... Ma si sono rotti. Ah, e sono tornato semplicemente su, ok, ok, ok Pensavo di essere esatto. in una nuova location Ma in realtà sono sempre lì Quindi posso andare in alto ora E allora umanizzerei Se ho fatto i saltini Facciamo dell'umanizzo Let's go Ah, sì, di umanità e di legna Il baffo si impregna uh, Porca miseria, porca miseria Porca miseria, porca miseria Ma l'ho finiti, vero, i moschietti? Eh sì. Non credo? Eh invece sì. Io ho finito in questa zona di merda piena di okay, veleno Ok, 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 allora... Si possono parriare quei cosi? Sì. Molto bene. Oh! Dodo! Fantastico! Ma chi è questo? Ah, è Darth Mito, pensavo fosse un, uh, un NPC Eh, Bene. tu in caso guardati pure intorno, no, certamente Allora, qui c'è una nebbia, però non... Uh, uh, un mulino Esatto, esatto, tu esplora con grande creatività ah, Non posso buttarmi di sotto, ok? Essere creativi, ma non così tanto Non so se posso saltare su questo mulino, alla Demon's Maestro, sto per fare una cazzata gigantesca, lo sa. Ma che cosa si gioca a fare a Dark se non esplorando? Però secondo me ci si può arrivare. Dove, dove? Qui accanto c'è. guarda qualcosa. No, 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 idea, cambiato idea, cambiate idea, cambiate idea, cambiate idea. Sì, idea. Mamma mia ragazzi, i Sekiri sono veramente arrabbiati. I, 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 I. Ok. Tra l'altro c'è anche un invasore da qualche parte, ma non so dove. Oh. Presto lo scoprirò. Oh, una bomba nera. Mm, godone, eh. Attenzione, Aspetta. altri Sekiri. Ah no, 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 non erano Sekiri, Era una trappola. È bellissimo perché in Dark Souls 2 ti ammazzano le balestre, ma non le trappole. Uh, maschera manichino, vediamola subito, ma in una zona protetta. In una zona protetta. Non so dove sia l'invasore. Potrebbe essere un bastardo come quello dell'altra volta. Ti ricordi? Mentre leggevo sì. mi ha ammazzato. Aspetta, non sai, Del marionettame. Non lo lasceremo vivo. Arrivederci, grazie. Ok, leggiamo. Maschera, dov'è, dov'è? Eccola. Oh, ma che bella! Maschera dei manichini della valle del raccolto. Una regina instabile ha donato loro la vita e ha strappato via i loro volti. Come poteva perdonare chi aveva osato guardarla? Ok, quindi era sicuramente divenuta uh, orribile come quei. Così, che abbiamo visto a Kelar. Mm -hmm. E lei, forse, dopo aver acquisito sfortunatamente questa deformità, ha punito chiunque la guardasse, persino le sue marionette. I suoi manichini. Maschera dei manichini della valle del raccolto. Una regina instabile ha donato loro la vita e ha strappato via i loro volti. Quindi li ha fatti con questa testa. Vorrei guardarla. Esatto. Non l'abbiamo mai vista davvero, questa maschera. Allora, qui ti posso dare un po' di trivia. Sono uh -huh. qua per questo. Questa maschera è stata cambiata durante lo sviluppo. Ah. Perché era un tempo. Quella che hai visto nel trailer in CG. Ti ricordi tutti quei uomini mascherati che circondavano il protagonista? Sì. E sì. lo uccidevano. Praticamente aveva quel design. Ah. E. Hanno cambiato il design del, del, dell'estetica di queste maschere A causa di una piccola... Appunto, causa legale Perché era troppo simile ad altre e così via Ecco, mettiamola così Ok Praticamente, a quel che ricordo Bisogna fare una e verifica e Qual era il plagio? Mm. L'accusa di plagio qual era? Allora, bisogna fare una verifica Perché io poi smisi di approfondire Potrebbe anche non essere esattamente così Ma ricordo che era abbastanza confermata la cosa uh, È stata la... O oh, la Shueisha o Shonen Jump Comunque gli hanno rotto le scatole Perché era troppo simile alle maschere dei... Hollow? Di, di, di Naruto Ah no, di Na... Ah dei, dei cosi, dei... Come si chiamano? I... Ehm... Uh... Mm... Yambu. Yambu Yambu Ah sì, madonna mia Sì che durano per tre puntate praticamente Allora, qui abbiamo visto tutta cosa Ehm... Uh... Dicevamo. Dov'è il nostro invasore? È sopra. Fammi vedere se prima qui c'è qualcosa di utile da. Oh, uh, un falò! Ah, ma è oltre la nebbia! <ride> è oltre la nebbia quel falò. Allora vado a prenderlo. Prima di. No, che cazzo ho fatto? Ok, no. Entro nella nebbia, ragazzi, e tocco il falò. Così, se muoio, Respono qui. Ed è esattamente sopra dove ero prima. Ok, fantastico. Adesso possiamo fare il salgo. Eccoci qua. Però mi sto tenendo la maschera. Vabbè, va bene. E quindi, perdonami, un attimo di speculazione mentre faccio questo duello con Soul. Oh, fuck. Ehm. Um, <sussurra> Loro sono stati creati con tanto di maschera, ok, ma sono comunque marionette. Sì. E poi sì. gli è stato strappato il volto perché lei era divenuta instabile e odiava chiunque la guardasse. Quindi probabilmente eh, deve essere divenuta deforme. Perché altrimenti non ha senso perché strappare eh, la faccia ai tuoi stessi manichini. Diciamo che ha decisamente reagito male a qualcosa che probabilmente l'ha cambiata. È diventata ossessionata. Allora, o è stata. Cioè, o, o, o non è brutta, ma ritiene di esserlo. Esatto. O, o lo è davvero. Nel senso perché, magari, ha acquisito. Appunto, ripeto, una trasformazione. Cioè, ha, ha dovuto sopportare una trasformazione eh, Peggiorativa in volto. O addirittura nel corpo. Uh, mm -hmm. qui si fa Il chicco rodeo. Ma io posso fare. Mamma mia, si sì, lo faccio, ragazzi. Sì, lo faccio, sì, lo faccio. Cosa sta per castare? Ah, vabbè. Sì, lo faccio! Grande! Eh, ragazzi, Grande! viaggio Bello. di sola andata per Godopoli? Ok. Ma non credo proprio, guarda, sorella. Ok. Apriamo il cassa. Uh! Ok, siamo vivi. Pietra de Farrosh Ah, maledetto Sono avvelenato Sono avvelenato ma non ho avvelenato anche lui, vero? No, vedresti gli HP che perdono Che si abbastano Via Ok Oh no Oh no Ah questo l'ho giocato malissimo, avevo troppa paura di prendere i vasi. Ah ma eri... Ah eravamo l'invasore invasore. Eh sì. Cavolo. Vabbè, penso di aver preso tutto qui, ora non mi sono guardato bene intorno. Ah cazzo c'era un drop. Non tutti, devo... non tutti i mali vengono per nuocere, ti potrò dare qualche input. Ma adesso tanto hai ah, il falò a un passo. Esatto, esatto. No, infatti... Ti aspetta, aspetta, devo ammazzare Giorgione. Però mi sa che ho aggrato roba. Oh, ma sei morto! Ma che cazzo? No, se perdo ste anime mi incazzo, raga. Allora, allora, aspetta. Uh... Eh, mi incazzo forte. Mi sa che mi incazzo forte, ragazzi. Mi sa che mi Allora, allora. Sorte. No, no, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Oh. Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. No, no, no oh. la trappola di merda. E eh, niente qui. Ok. Non perdo le anime, 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 non perdo le anime. Dovrebbe essere qui, no, ovviamente non lo è dall'altra parte. Cazzo! Ok. Ricordati che puoi utilizzare un'effigie per bruciarla e. E. Non avere invasioni, eh. Eh no, sì certo, ma. Porca puttana... Ok, perfetto, fantastico. Andiamo. Si si gode, si gode, si gode. Godopolis. Ok, perfetto. Presa. Ho preso le anime, adesso devo morire in un posto decente. Non, non dico sopravvivere, ma mm -hmm. morire in un posto decente sì. Ehi, zita, sono di qua. Godone. No, sono stato avvelenato. Nel nome di Godopoli. Allora, attenzione. Uh, erba crepuscolare appassita e porta fortuna del drago. Mi fa piacere. Bevino, se non muoio. E qui c'è una stanza, però va esplorata. Ah sì? Ah sì, amico. Ah sì, amico. Piano, ada adagio, adagio, adagio Cazzo No! Non c'ho il perri. Ma che fai? <ride> mangia! Ma che mangi! Co Ma che mangi tu? Ma cosa mangi? Ok Volevo perriare, e invece Ok, qui c'è un giù e qui c'è un avanti Oh, nell'avanti c'è un altro saltino pazzo sgravato Oddio, Sekiro Ah, sti maledetti Sekiri Basta tirare roba E eh, niente Sono sempre con la stenza sbagliata oggi, eh Quando voglio perriare, <ride> non perrio Quando voglio mordere, non mordo Vado, ragazzi Questo sarà un duello tosto Gemma vitale radiosa. Stance della pantera che para. <ride> Niente. Ah, troppo presto. Niente. Via. Qui via. No! Bastardo, non è semplice. Come ho fatto a parriarlo prima subito? Perché mi ha fatto proprio un attacco semplice la prima volta. Ah, quasi! Questo c'era praticamente. Basta. Non posso più non rischiare. Non male, però, non male. Eh, insomma. Anche se. Non, non, non onorevole. Ma non può cadere di sotto lui? Vabbè. Figliati, sto backstabo. Ok. Uh, se c'è una balestra, maestro. Quittiamo la serie. Ok, Anima di Guerriero Coraggioso e Acqua Cremisi. Nuova Acqua Cremisi di origine ignota. Grazie, narratore. A chi ha sperimentato il potente effetto di questa rilucente acqua rossa, non importa se le sue origini sono completamente ignote. Ma che vuol dire? Ok, ripristina notevolmente PV e utilizzi gli incantesimi. La useremo proprio in un momento di estrema difficoltà. Non possiamo calarci desuetto. Quindi dobbiamo. Madonna! Lo sapevo io. Guarda! Si chiama picco terrestre perché quando sali non puoi che far che scendere. Quindi tranquillo. Eh sì, ma dovevo usare un osso di ritorno. Non sono stato smart. Va bene. Eh, beh, d'altronde picco vuol dire sia alto che basso. Quindi. Giusto, giusto. Allora adesso facciamo, ma con ordine il tutto, ok? Quindi. Bravo, okay. Prima lui. È eh, quella un paziente, po' la filosofia... Devo essere paziente, è Esa... eh, eh, quello che stavo dicendo: cioè, proprio esige una. eccole là, 25 miliardi di anime. <ride> no, erano solo 25 mila è un livellino. Ormai non sei più di livello abbastanza basso da soffrire troppo perché un boss ti darà facilmente un recupero. Maestro, sì. soffro nell'anima quando succedono queste no, no, cose. Ma no, io sto cercando di io sto, io sto <ride> edulcorando. Ok, ok. Uh... okay. Eh. Perché so esattamente cosa vorresti dire come vorresti dirlo con no? chi si vorrei sapere... prendermela <ride> esatto. <ride> con le divinità Dark dello Source cielo, 2... ok. Esatto, Dark Souls 2. Ti... ti ha già più volte detto come vuole essere giocato. E non hai, cioè hai. Non hai altre opzioni nel come superare. Cioè, avrei dovuto fare questo in'area, ma hai tantissime. Scelte sugli strumenti da utilizzare per farlo. Praticamente Dark Souls 2 in questo momento, sapete cosa mi ha detto? Se c'è un modo stupido e disonorevole per battere l'avversario, è indubbiamente quello giusto. Cioè, guarda, avete visto cosa è successo? Sì. Cioè, avete visto in che modo stupido ho giocato e ho vinto. Io non devo Ti fare... No, no, a maiale. A maiale, esatto. Non è Dark Souls 1. Non è una, una guerra tra eroi. È una guerra tra... Ladri <ride> Putriscenti morti. Sì Esatto In realtà è tutta l'or Perché ovviamente vuole farti capire Che siamo tutti maledetti, no? E esatto. quindi facciamo schifo Dobbiamo batterci in maniera ignobile Guarda, guarda Non avrei perso 27k Facendo la cazzatina del Del perma spam Vabbè No, trappola Vabbè, non l'ho attivata Quindi pog a livello psicologico, puoi compensare i pensieri dicendo: Minchia, quante ne ho ottenute con gli invasori. È vero, è vero, è vero. Allora, io qui c'ero già stato. Aspetta, che qua ci sta un altro seghirino. Ecco, a maiale, a maiale, a maiale, a maiale, a maiale. Spam di L1 proprio. Sì, non, non schivo neanche, spam di L1. Andiamo, ecco qua. Fantastico, benissimo. Ah, mi sa che dovevo andare comunque di qua. Qua non ci sono stato. Avvelenato. Oh mio dio. Ah, questo è un, è un segiro originale questo però. Sopra c'è una piromante eh. via dalle palle, via dalle palle, via dalle palle, via dalle palle. Non so se ho aggrato il tizio a sinistra perché l'ho visto. Ragazzi, siamo partiti. Rispondo alla mia chat da circa un'oretta. Mm -hmm. Ora esplode. Perfetto, ammaialissimo, vedete? Ammaialissimo, ammaialissimo. Senza neanche salire proprio. Sniperando la stronzetta, perfetto. Daddy, I made you some content. Ok. Abbiamo una strada a destra e una strada avanti. Guarda lì. Statua di ancelle che versano dell'acqua in un grande ricettacolo. Quindi, forse all'inizio era acqua e poi è divenuto veleno? Era acqua Sicuramente... santa. Eh... Una pozza di veleno non è il modo in cui costruire. È uno stato del genere, capito? È strano cosa la Lancella eh, verso esatto. il veleno. Allora. Non si può rompere, vero? Non posso vedere cosa c'è dentro ora. Sicuramente non con una freccia. Allora, ora è una pozza di veleno. Questo è poco ma sicuro. Lui però non si avvelena, eh? Vabbè, tra tutti e due abbiamo fatto veramente il campionato dei coglioni. Non è vero, questo era Perry. Eh, questo non potevo perriarlo. E qui gode, qui si gode, ragazzi. Qui si va direttamente nell'autostrada del godimento. E si esce alla prima uscita. Cobraxen, avevi già invaso. Avevi già invaso, avevi preso la purga. Non rinvadere. Non rinvai. Ma ce n'è un altro? Oh no! Cos'è uno spawn infinito? Però ce n'è davvero un altro, ragazzi. Ok, vabbè, tiriamo anche lui. Vieni, vieni. Uh, no, non reagisce lui. Forse è buono. Cattivo. È palesemente cattivo. E vuole botte. Perfetto. Cobraxen, here we go. Avrai il tuo duello. Di nuovo. Nonostante le regole parlino chiaro. Aia, sono stato leggermente avvelenato. No, non è vero, in realtà no. Mm, fa male. No. No. Eh, questa, questa qui la devo fare solo se mi sposto lateralmente. Wireless, ecco. No, è riuscito a schivarla. E eh, niente. GG. Grazie. Adesso puoi spegnere la play. Ti ricordi come si fa? Dito sul <ride> tasto d'accensione e vedrai che è impossibile invadere una terza volta. Maestro, ti ascolto. E questo è. Basta, non c'è altro. Uh, tanto devo salire sopra, quindi è inutile che io faccia. Esatto, però salendo. Adesso forse ti potrei dare un, un input. Mm, Sale. Un input, ma c'è una strada da fare. Uh, no, non schippo. Dark Souls 2 non si schippa. Si, si smaiala ma non si schippa. Ok. C'era questa strada da fare, no? O c'è un input diverso. Però oh, per ora hai degli obiettivi molto netti, quindi ti lascio ah, sì. andare. Ti lascio andare. Aia, aia. Mad. mad. Agguati, agguati, agguati Agguati, agguati, agguati Agguati, agguati, agguati Agguati, agguati Agguati Tana, Ok Zeddy I made you some content Ok Si gode ragazzi Il godimento è Pici Sì, sì, mamma mia Non lo vedi quanto godo con queste frecce nella testa? Dio, madonna Guarda, pensa che ho letto una discussione sotto il mio video, l'ultimo backup, okay. l'ultimo re-upload, in cui erano tutti preoccupatissimi che tu non potessi, a causa delle invasioni, del level up o delle mm. novità, non vivere davvero Dark Souls 2. Diciamo che... Allora, però il pubblico... Il pubblico si deve decidere perché, allora, se facciamo i variaghi e moriamo in continuazione, non ci stiamo godendo Dark Souls 2 perché stiamo perdendo. Se vinciamo, non <ride> ci stiamo godendo Dark Souls 2 perché stiamo vincendo. Oh! <ride> allora... Preferisci questa o la fortezza di Sen? Ma mi stai chiedendo se preferisco un calcio nelle palle o un morso. Nelle palle sempre, quindi... Io, ragazzi, però... Effetto dell'umanizzazione qui. Ne ho 4 è vero che non ne ho tante, però... È... Ce le ho e uso. Vieni, vieni, seguire. Bravissimo, eh no. Meno male che sono fragili come la merda questi. <ride> per goderti Dark Souls 2 basta non giocarlo, dicono in chat. No, no, non è vero. Mi fanno sempre ridere questi commenti anche se non ne conosco il motivo. Eh! Dead hai mezzo. Ma perché ha avvelenato un quarto C'era questo avvelenamento tardivo in questo gioco. Ti avveleni dopo un po', ok. Sì, perché ti sporchi di veleno e poi ti avveleni. Ah, ma perché erano due? Non ne avevo esatto. visto, non avevo visto l'altro. Come ho fatto a granne uno solo? Così, forse. Banalmente. Vabbè, non faremo la gara del Perry, perché, sennò qui ci stiamo veramente dieci anni. Facciamo questo tattico, eh? Backstab, proprio easy. E adesso, grazie al potere conferitomi da Giovanni, mi avveleno da solo. Ah, ci sono i tizietti che esplodono. Aspettate che tiro un'altra freccettina. Ah, le ho finite queste. Vabbè, pog. chi c'è qui? Ok. Uh, no, 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 no. Ok, ho preso l'arco a due mani. <ride> Succede, Aiuto. succede. Aiuto. Aiuto. Ok. Lui è morto. Ora, ora mi avveleno, lo so. Lo so già che mi avvelenerò. A, a scoppio ritardato, lo so. No, non è vero, in realtà no. Ok. E adesso si va a Velenopoli, maestro. Mm? Uh, un nebbia? E allora no. Beh, Andiamo... No, forse. Dall'altra parte, prima puoi esplorare ancora un po'. Eh sì, decisamente. Mi sono ovviamente avvelenato, ragazzi. C'è qualcosa? La pantera stealth deve colpire. Non riesco a distruggere i vasi Porca puttana No Mi devo usare Per forza le bombe Non sono questi cosi Che fanno sto casino no? Quali cose? Questi ah Questi insetti No È qualcosa che fa Indietreggiamo Ok Godo. Arigodo. Turbo. Godo, oserei dire. Eh, C'è il temporale a Milano Maestro, se ho sentito qualcosa... Purtroppo non sono giorni sentito noi tuoni. Eh? eh, ma... Guarda, te l'ho detto all'inizio della live, sono proprio giornate pazze. il... Mm. Mm -mm. è tutto, tutto distorto è non tutto distorto il sì 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 anche i personaggi biblici si distorcono tutti insieme in questo momento in un pantheon di distorsione che va fate lassù come un piccione dio madonna come un piccione scendi scendi coglione scendi eccoti qua che te l'ho fatto io l'agguatino eh te l'ho fatto io brutto coglione te l'ho fatto io l'agguatino eh e mo e mo eh, eh, eh. sai chiro No, 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 no. Ok. No, no. Prego. Okay. No. Eh, ragazzi, non mi aspettavo la cassa. Sinceramente, eh, la lo cassa so. proprio non l'avevo considerata. Lo so, lo so. Eh. Bevo Bevone. Dai, dai. Le, le divinità stagnanti, Esa, Proprio loro. <ride> Qui c'è, seguilo. Eccolo A gratino Da solino Vieni, vieni, avvelenati Fai il campione degli attacchi Bravo, bravissimo eh, eh, ragazzi, i Cavalieri di Mirra sono dei grandi strateghi Infatti si avvelenano da soli, guarda Mamma mia, ti ci credo Ti hanno buttato fuori dall'ordine dei Cavalieri, guarda Sei proprio un coglione, vai eh, Allora eh, Disse quello che ha appena rollato in un vaso che noi sangue Cioè, di veleno Ok, Giulia è morta. Ora noi possiamo andare di qua perché tanto è inutile ammazzare loro due. Non li faremo adesso. Qui c'è la stanza piena di schifo. Non importa, non importa. Sinceramente non mi interessa. Leggevo che rollando mi asciugo. Sì. Ok. È una di quelle cose da farti scoprire solo dopo che hai sofferto abbastanza. No, non è okay. che sia opportuno. Sono meccaniche particolari che fanno parte di Dark Souls 2, molto specifiche di questa esperienza così diversa, appunto da un punto di vista autorale di completamente distinto da Miyazaki, sì. e che rende Dark Souls 2 a modo suo particolare, perché la schivata ti permette di ripulirti, hai alcune cose che, che oggi scoprirai. E che non è facile, diciamo. intuire alla cieca. Salvo forse il cogliere un certo indizio. Di si cui avvelenano ti tutti. Tribia. Si avvelenano <ride> tutti da soli in questo posto. Ah, mordi <ride> infarto ora. A posto. Uncino da lavoro. Aspetta, avevo droppato anche un'altra cosa da leggere, mi sa. Mm. No. no, forse no. Forse era la maschera, ma. Oddio. E che non leggo mai perché sono sempre avvelenato. Uncino da lavoro. Ah, ma ci sta un mostro qua. Uncino da lavoro. Aspettate che. Guardo che cos'è. C'è sicuramente un'arma. Ok, ma al di là di ciò. Ah, c'è un farrossino. Dove sei uncino da lavoro? Eccolo qua. Un uncino che copre la mano di chi lo indossa. Un pirata, evidentemente non studiato per essere un'arma, ma abbastanza tagliente da strappare la pelle al nemico. Vabbè, questo po mia. potrebbe essere anche un accessorio, per esempio, dato a uno delle marionette. Usiamo un faro, tanto ne abbiamo 40 ormai. Piange. Cioè, la pietra di faros è questa. Mi dispiace. No, cioè, No, ha sbloccato qualcosa. Eh... Ragazzi. Solo che non la sto trovando. Mm, sì. Ha sbloccato quella vasca. Mm. Che ti aiuta a curarti dal veleno. No, mi avvelena. Ti avvelena. Ah! Ah, scusa, sì. no, che ce ne sono alcune. Maestro! Che altri. Maestro! Maestro! No. Mi ha fatto avvelenare! Ha per caso paura anche lei che mi manchi l'esperienza vera di Dark Souls! No, che è... Eh, sì, è perché ce ne sono alcune che cura. Io, io quelle pietre di Farros le, le, le ho spese una volta e poi ho capito che non avrei mai più investito una lira di, di, di sasso in quei posti di merda. E allora... Maestro! Va bene, quindi ok, abbiamo fatto tutta sta strada praticamente per pigliarci un bel pisellino all'interno del nostro anno. Fantastico. Uh, più o meno il riassunto della nostra su Dark Souls 2. Uh, godo, godo ragazzi, godo. Perché ho visto un fantasma lì e ho detto magari c'è. Oh, godo, 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 godo. Oh, finalmente da Dark Souls è questo. Dark Souls è 5-6 bastoni nel culo, mezza carota. Invasore. Come si chiama questo falò? Ah, no, giusto, non posso vederlo. C'è cioè un invasore. Allora. È maestro. successa. Fra... è successa una cosa incredibile. Cosa? Praticamente sono stato invaso da un Forlorn, ok. Ok, che è uno di questi NPC che può invadere non al 100%. Ok, ok. È una cosa di cui parleremo, è un'aggiunta di scholar. E gli stavo dando le spalle e mi sembrava un invasore. No, scusa. Persona perché non mi attaccava di spalle. Ah, <ride> lol. Quindi pensavo fosse un giocatore. <ride> mi stava facendo tipo così. Tipo che cazzo, è educatissimo. Mi è arrivato un cappuccio da maga del deserto, maestro. Cosa ci faccio? Oh. E un costume mm. da maga del deserto. È, e è il push-up. E un guanti da maga del deserto. E il. Uh, il costume delle piromanti? Sì. Ok. E una tunica da maga del deserto. Eh, tutto, eh si sì, è. Ok, ok, si lotta, è, si è, lotta, è, si, è si il lotta. Esatto. Selucia, seluccia. Eh, giusto, me lo meritavo. No, no, perché? Facci lottare. Dove è andato? Oh mio dio, ha i pugni fortissimi! E ha tantissima vita perché quello era un backstab ragazzi. Avete visto quanto gli ha fatto il backstab? Dai, se forse ha preso un po' di beneno. Mamma mia, sta fettatrice fa malissimo. Aspetta. Penso morirà di veleno, credo. No? Sì. Ok, è morto di infarto. Meno male. Allora. Uh, sì, lui è un pugile, davvero. Uh, userò la sua effigie umana. Me la sono guadagnata. Patonk. Dicevamo, sto tornando indietro, perché non c'è altro da fare. Però questo significa che mi manca una strada, perché io penso... Ah no, è giusto, è quella la strada che mi manca. No. Sì. No. Aspetta, 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 aspetta. No, aspetta, questa l'abbiamo fatta, questa l'abbiamo fatta. Via, 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 via. Questa strada l'abbiamo fatta. Mi sto perdendo, non c'era un bivio? Sì, sì, ma onestamente voglio che tu ti faccia un momento adesso che... Sei andato, sei andato così avanti e hai fatto un bel giro, ora fatti un ultimo controllo. Allora. Perché qui c'è ovviamente l'andare effettivamente avanti, ok? Mi vorrei leggere uh -huh. poi la veste della tipa. Avvelenato, ovviamente, al solito a scoppio ritardato. Però forse c'era una doppia strada. Ci sono andato qua. Eh no, e poi invece di qua c'era il falò. Eh sì, non c'è altro. Torno, ragazzi. Allora, giusto full indietro. Per essere sicuro, che grazie, Angelo. Grazie mille. Dicevo. Um... Torno indietro. Giusto per essere sicuro che quel... quel cornicione esplorabile fosse effettivamente non esplorabile. Ok, oh Madonna mia. Mm -hmm. Si può camminare in questo posto che subito ti attaccano. Eh, va fa il Ma Madonna Vabbè, capito. Ah, ah. Ah. Mamma mia, se è capito niente, però ho vinto. Io mi butto. Ok. Bella. Glitchiamo il babbo. No, 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 no! Come l'ho aggrato questo! No! Rompi coglioni. Ok. La vediamo ammazzano loro. No, non è morto! Ma che davvero, ma vaffanculo. Poi il paradosso è che in realtà questa è un'area. Come vedi, molto densa, molto piccola, no? Però... <ride> ci comunque, sono diversi modi di sì, rendere l'esperienza prolissa comunque devo effettivamente provare avete ragione, il set della maga vero da, da, però io su di me oltre che leggerlo No, ok. ovviamente pantaloni no vediamo un po' com'è quando sono umano quante ne ho? un oh, madonna, sempre meno Oh, oh, mamma mia Un pochino di leccata di capezzoli Me la farei Sì, sì, ci sta Andiamo uh, Aspetta, però Io posso fare Posso fare La cittata finale Se io adesso uh, Dov'è che siamo? No, non è qui uh, Siamo qua Neanche Cazzo siamo Campanile della Luna No Boschetto del Cacciatore Purgatorio del Non Morto Picco terrestre, ecco. Se noi andiamo qua, noi facciamo la cittata definitiva. Ti torna? Mi Perché torna? Viaggiamo. E... E... Adesso, in realtà, se sei umano, stai fermo. Hai fatto un ottimo giro, un'ottima esplorazione. Ora okay. è arrivato il momento di avere Virgilio che ti dà una mano in qualche esplorazione finale. Ok. Oh, oh no! Oh no! Non schivare! Okay, no, no, certo bravo. che non schivo. Ok è morto Vadalo lì perché devo prendere le anime Ah ma sono sopra Giusto Mio signor non appare eh No Presi Ora possono fare no, quello che vogliono sti stronzi Dicevo siamo sicuri che sto cornicione sarò Dove io, sei? Sono io! Eri piace <ride> di sopra eh, come... <ride> Guardali lì, guardali lì! Vogliono fare il die ma anche il twice. Ai, no, no stai. Fermo, Cassandro. No, come avvelenato. Mm, 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 no, mm, fermo. Mm, arrivo. No, no, maestro. No, aspetti, sicuri. Beva! Beva lo prego! Okay. <ride> Voglio giocare insieme! Okay. No, 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 maestro, maestro, okay. mi fa... No! Okay. No! Cosa è successo? Per umanizzo, umanizzo Ho ancora una delle, una delle esperienze più difficili. Ho ancora ancora un'unica terrestre, ho ancora un po' di umanità. Oggi siamo morti molto. Eh. Va bene, va bene. Uh, perfetto. Ok, allora. Cadi di sotto maledetto Guarda quanto regge Ok Sì sì, bravo, bravo, bravissimo, bravissimo Campione delle spade, bravo Ok Ora aspetto il suo segno Penso esatto. sia apparso No, okay. mito. No, no, quelle d'Artmito. Cavolo. Deve apparire sempre lì? Mm, sì, lo metto, lo metto un po' più sopra. Aspetta. Lo metto sopra la scala. Ecco, sopra la scala. Sopra la scala. Sopra la scala, eh? Non vedo e niente sopra. per ora. Eh, sai Ma intanto ancora. faccio un po' di luce. Eh, no, no. Esatto. esatto. Eh, cavolo, non ci sono. Magari c'è la luce che sblocca tutto. No. no. Sali le scale e ci rientra. Facciamo il... dal gioco eh, proprio? No. No, no, sì, dai, aspetta, aspetta, no, aspetta, aspetta provo, no. provo il trick dei segni okay. sbiancati. Faccio il trick. Mm Ho -hmm. il segno. No, Guardati trick. alle spalle, alle spalle, alle spalle. Eccolo. Sopra le scale, a destra. Godopoli, Eccomi. ha funzionato il trick. Perfetto. Allora, adesso. Aspetti, maestro, io intanto faccio un esperimento qua. Perché secondo me qualcosa si può fare, mm. ma non so che cosa. Se mi hai appena evocato, vuoi farlo veramente adesso? L'esperimento di saltare <ride> nel vuoto? Hai, hai ragione, no? Va bene. <ride> No, così per dire per... <ride> Ok Va bene Poi, poi ti piace saltare dal mulino quanto vuoi Però, ok maestro, allora... mi dia innanzitutto un fenicottero E mi faccia vedere il pelo e non questo alone bianco Poi ne possiamo parlare Assolutamente, assolutamente, arriva Ecco qua il pelo del maestro Allora, allora. Aspe... Va... poi leggiamo Tanto siamo insieme Leggiamo un attimo la roba della piromante Ehm sì. uh costume da maga del lontano regno di cosa di giugo all'apparenza si sì, come tessuto... anche Aurous uh... uh -huh. è il regno desertico all'apparenza di tessuto semplice e sottile permeato da una potente magia le maghe del deserto hanno un aspetto incantevole che sfruttano per sorprendere la gente <ride> tette eh Puh. stranamente anche chi è abbastanza furbo da intuire l'inganno finisce preda della loro seduzione con allarmante regolarità Cassandro non si fa sedurre ne ha viste di sdrince Vediamo se anche gli altri punti sono identici. Quindi vengono da giugo, non da qui. O oh no, ci hanno invaso di nuovo? Mm -hmm. Vengono da giugo, sì. Drangle è che è un mappazzone di assunti mercenari. Sì, cioè anche in questo e... caso esatto, loro non sono di qui in realtà, sono soldati. Anche a i guardiani sono della cripta. Cioè, sono messi qui, ma eh no, io ho pensato che la cripta potesse essere vicina in realtà. E eh certo, 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 ma è possibile, è possibile che lo sia. Non penso che si avvicina Giugo, però. No. no. Allora, fammi vedere. In realtà sì. quello che volevo farti fare era andare oltre uh, l'arco la... uh, che è stato chiuso col cancello. C'era una leva per alzarlo e per abbassarlo, ma mi sa che dall'altra parte. Mm -hmm. dobbiamo, fare, dobbiamo fare il giro. Ti seguo? Dobbiamo maestro. fare il giro. Allora, eh, dobbiamo andare su e fare il giro, mi sa perché quello è un cancello che è una di quelle cose che non si abbassano. Ma Ma, ah, qui c'è l'invasore. Mi dispiace, tre faggi. La rabbia delle pantere no, che vogliono giocare questo, insieme. Questo è esatto, è, è arrivato il momento di, di far spegnere le console a tutti, trattandoli malissimo. Mi dispiace. Ok adesso devo saltare quindi va bene esatto. maestro si fa si fa guarda il problema vuoi ingannarmi per caso inganna questo perfetto ah mi posso buttare di Dio sotto Dio. no oddio non lo so sì in realtà sì però eh, prima realtà... volevo vedere se per caso perché qua ho bisogno io di supporto a me stesso lei non ha bisogno di supporto esattamente. a se stesso. Sì, nel senso che devo dare un'occhiata bene alla mappa perché Vuole un bastone della vecchiaia? Esattamente, quel giro come si dovrebbe fare, ma penso che siamo sulla strada giusta. Non qui, perché qui ci sono stato. Ok, fammi vedere una cosa. Questa stanza non l'avevo eh, vista. Eh sì, 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 strada strada strada. No, forse. Sì, aspetta, oh, eh. si apre tu qua continua... piccolo E tu guardati bene intorno. Oh! Aspetta un po'. Ok. Guardati Guardati, aspetta, aspetta, aspetta. Entra in quella resta lì. Ah, ok, ok. Niente, semplicemente sei stato orbo, perfetto. Cosa? Torna in quella stanza e pensa alle parole che ti ho detto: eh, in quella stanza dove ero prima? Qui, sì. Ok, no, ah! ho cazzo la strada. Ah! <ride> Dicevo Ezzo come di... cazzo fa a essergli spawnato? Ah, eh, non l'ho visto! <ride> si è mimetizzato! Esatto, ma lui è il pezzo di merda, È Pate. E lui è quello che è stato descritto come pezzo di merda, esatto. E mi ha dato effettivamente tutto il suo set. Sì, ti ha dato tutto il suo set. Lo ha, lo ha duplicato e te l'ha donato in magia. Bravo. Da Pate. <ride> magia da Pate. Le famose magie da Pate. Beh, leggiamolo. All'apparenza un'armatura qualsiasi In realtà è stata meticolosamente personalizzata Apparteneva, no appartiene ancora Al morigerato Pate Non è stato conservato con grande cura Potrebbe essere stata saccheggiata Ma che cazzo dici? Me l'ha data lui Cosa stai dicendo? Cioè me la, la, la sta descrivendo come se lo avessi ammazzato Io ma, so. ma me l'ha data lui Ma non è vero che sono stati saccheggiati A meno che lui non sia Pate Maestro lui non è Pate ha una falsa identità. Potrebbe. Eh, certo. Ha molto pace sta adesso. Mm? <ride> Intende dire oltre questa porta? Immagino. Sì, eh sì, ma non ho la chiave. Dammela tu, vero? Ce l'hai tu? No. No. eh possiamo provare a fare il giro? Sì. Allora Dove eri tu prima? No esatto se qua tu giri a destra Esatto dall'altra parte C'eri vicino C'eri vicino Hai e non è qui? dalla parte sbagliata No lì mm, Ci possiamo tornare Tornare dopo pochissimo. Ok Esatto Ah c'è anche l'anello la, ragazzi La lancia non avevo visti Aspettate allora Li leggo li leggo Dai, Per sapere di più è molto importante L'anello delle spine È lì è l'anello di cui parlava. Dell Tate qua. Sì, ed è dell'anello che è di Creighton, praticamente. Solo che forse non è di Krayton. Che proteggeva Kremmel, il dio della lotta. Gli aculei dell'anello penetrano nella pelle di chi lo indossa, generando rancore verso chi lo colpisce. Quando si subiscono danni, l'anello contrattacca il nemico. Anello che proteggeva Kremmel. Quindi l'anello di Kremmel è passato a. Come si chiamava? Creighton? Sì, Creighton. Okay. Creighton. Creighton aveva questo anello che gli è stato rubato da Pate, secondo Creighton, ovviamente. Sì. Però Pate con noi si o comporta benissimo. O meglio, bene. Secondo, secondo, secondo Creighton, Pate è l'uomo dallo strano anello. Mentre Pate ha detto. Che questo anello. Ho salvato esatto. il guerriero a cui è però caduto questo anello. E Quando... allora forse qualcuno mente. Qui qualcuno no. mente. Quello per forza, anche perché Pate con noi si comporta benissimo. E ci avvisa di tesori, di trappole. Esatto. E invece Creighton ci dice un pezzo di merda, mi ha teso una trappola. E se eh. lo rivedo lo ammazzo. Quindi assolutamente. Dunque, sì, o è l'anello di Pate, o è l'anello che effettivamente ha preso Pate a Creighton, e Creighton non ci vuole dire che è il suo. Però è un anello che apparteneva a un dio della lotta. Ed è un anello praticamente da bastardi perché, perché tu lo tieni in mano, ha delle spine quindi in teoria ti punge anche se ti stringo la mano non solo se mi colpisci sì. no? tendo a pensare da questo anello che sia Pate lo stronzo perché mm, Creighton mm, era mm. un guerriero, non è un anello da guerriero questo è un anello da codardi sì. è un anello che inganna, Creighton invece era un, un soldato questo non è un anello da soldati questo è un anello da truffatori, da briganti. Un pezzo di cazzo, Pate. Ma non possiamo ancora ammazzarlo, non abbiamo abbastanza prove. Uh, bene. Proviamo a fare il giro. Allora, guarda. Da sopra. Qui, o oh, addirittura da qua. Ora aspetta che ti rimetto nello schermetto. Oh, no. Esatto. Allora, visto che hai esplorato, ma c'è ancora qualcosa da affrontare, tocca calarci? Qui, ti devo dare una piccola mano. Onde evitare, uh... magari, una bruttissima esperienza. Rollino. Esatto, qui puoi fare il giro. Fai pure. Intanto fai. Esatto. E questa è la porta. È Peitlandia. Eh sì. A quanto pare lì c'è un tesoro. Ah, più avanti qua. In teoria, secondo ecco, Pace. sì. Può essere. Controlliamo. Maestro, stia attento, potrebbe esserci una balestra. Indietreggi, indietreggi. No. Freccia dell'anima suprema? Non so più a chi credere, c'era davvero un tesoro. Era una versione un tesoro. migliorata della freccia dell'anima superiore scaglia una freccia spirituale ancora più potente. Difficile da utilizzare ma molto potente, solo chi ha avuto un lungo addestramento può utilizzare questa freccia. Vabbè qui nulla okay. di incredibile nella descrizione però Quindi ci ha regalato davvero un tesoro Che lui non aveva il coraggio di, di prendere Di Sembra semplicemente un codardello Vero, sembra un dardello È complicato capire chi credere adesso. Mm. Attenzione, si sta buttando, lui lo mette come malinteso, no? Ho sentito dire eh. che continua a pensare che sia fate mm. solo per la natura dell'anello con le spine. Mm -hmm. Pur vero, è che apparteneva l'anello a Kremmel, il dio della lotta e non dell'inganno. Quindi forse è solo una mia percezione il fatto che l'anello sia particolarmente infido. Anche perché il nome di Pate ti ricorda esperienze negative comunque. È no? vero, però al di là di questo, no? Cioè, l'anello, se effettivamente appartiene al dio della lotta, chi incarna dei due il dio della lotta è Creighton, non è sicuramente sì. Pate. Allora, però... ora, piccola cosa un po' più difficile, però che vale la pena fare nell'esperienza di Dark Souls 2. Dunque. Qui hai dinanzi a te un simpaticone che protegge uno scrigno. Mm -hmm. L'ho ucciso. Non ma. No, 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 sto parlando di colui che. Ah, no, l'hai preso, ah, l'hai preso, bravo, è eh, santo, bravo, è lo scrigno aperto, sono contentissimo, ok, andiamo, bravo, eh, mi era eh. perso che avevi fatto questa cosa. Ce n'è un'altra, invece. Ok. Che so già, tu hai perso, e ti porto da lei. Allora, Vado. Qui. Torniamo al piano inferiore dove hai chiuso con il cancello mm -hmm. il percorso. Yes. Hai, hai mai tirato questa leva? Non l'avevo neanche vista, maestro. Ok, qui c'è una piccola chicca che è una cosa simpatica. Una sorta di passaggio. Guarda, dietro no, no, da, da questa parte. Ok, sì. Eh, fa che è partito, però. No, no, ma sotto c'è anche un tesoro. Ah, Aha. Benedizione divina: sì, ma muoviamoci, se no, ci schiaccia forse. Vediamo se si attiva. No, si. Sì. sì, invece. Ah, si attiva. Ok, bravo. Però c'è il tetto sopra nient'altro, quindi in realtà non serve a nulla. Ah, 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 sono Sono stato schiacciato ora. Tira, tira, tira la leva. E salici eh Sì, stavo... così muoio. Sto... Ah no, no aspetta, forse c'è. Ah, esatto. No, forse no, c'è un disco. Eh, io sì, sì. Stavo pensando alle cose da fare. Sono... Allora. Um... Perfetto, vai, adesso vai, ci siamo quasi. Prima devo tirare. Arriva. Okay. No! È stato più! No! Questo... Maestro! Basta! Basta! E qui siamo già stati però! È il sotto della... Ok, eh, bravissimo! No, non so Ora, dove era. sia... Ora, sì, è il sotto della... E dove salto con la piromante, no? Sì Ok Allora Adesso scendi Torna dove eri prima Ok Esatto A peitopoli No, 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 no. Torna all'ascensore di legno E torna ah, okay. in e Esci da lì, esatto Ok ah. Ah, forse sono sceso troppo presto, maestro. Sì, 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 no, 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 sono sceso troppo presto. Ah, ok. okay. Sì, sì. Bravo. Ho fatto mi il sono chicken. Io mi sono distratto per una cosa. Okay. Eh, l'ho visto prima. <ride> quello non è il tetto, quello è un altro piano. Adesso. Ah, ma no, non va verso il tetto. Fuck. Ho fatto il prudente per nulla. Scudo di Mirra, leggere subito! Scudo di Mirra, dove sei? Dove sei? Dove sei? Scudo di Mirra. Eccolo. Scudo in dotazione pro di cavalieri dell'Ordine ufficiale di Mirra. Mirra terra in preda perenni disordini, questo scudo era il simbolo della forza dei grandi cavalieri e del loro coraggio al sacrific nel sacrificare la vita per il proprio paese. E loro guerrieri onorevoli finché poi non disertano e diventano i seichiri Esatto. Posso fare il saltone del godone? Ovviamente. Allora, quello che devi fare adesso, fammi vedere il tuo schermino. Eh sì, torna giù. Ok. Ok, esci da qui. Ecco qui. Uccidi pure le marionette. Lo sto facendo. Eh vabbè. Ok. Ok. E qui togli tiro temporaneamente, questa Togli temporaneamente il mio schermo. Ok. Aspetta, eh, lo metterò full screen per toglierlo. Ok, perfetto. Non ti vedo più. Ok e. Oh, c'è qualcuno? Un po'... Ok. Ok, bravo. Fatto. Ma qui? Ma. Hai trovato un percorso speciale. Ma è Godmentopoli, aspetta. Tu. Ah, no, tu sei solo un pazzo, poverino. Ciao. Incenso del sempliciotto. Lo avevamo già. Oh mio dio, oh mio dio. È entrato Seeker of Fire, ma prima parlerò con il mio NPC, me lo sono meritato. Shosh, <ride> ma che vuoi? Borai show qua. Sì, eh? oui. quindi. Fuggitivo, eh? Da dove? Eh. Da qui? Da questa prigione? No, no, ti pago. No! I, I This Minchia Cassandro bulletto proprio, dai, si sì, paga. <ride> Addirittura. Pare. Voglio chiacchierare. Perché ti sei definito fuggitivo? Intanto apprendi i gesti. Però be bellissimo. Gilligan della scala. Infatti ha piazzato una scala. Beh sì, è di nome di fatto. Eh, me lo immaginavo. Il boss, è il boss. Serve per il suo corpo. Ah! Quindi è l'esatto opposto di quello che pensavo. Il veleno aiuta questa donna a mantenere delle fattezze apparentemente di bellezza, ma in realtà uh -huh. lei è un essere mostruoso. E pur di mantenere queste fattezze ha condannato il resto del regno a morire. Perché ovviamente... Per lei è benefico il veleno, ma per gli altri è tossico. Tipo botulino, esatto. Ma dai, ma allora è lei? È, è Ven? Ah no, no. No. No, allora non è Ven. Esatto. È qui che volevo farti arrivare. È un'altra storia perché loro si amavano. Il fatto è che la community ha spesso cercato di collegare Alken, Ven, questa regina e un altro personaggio perché era triste, secondo la loro visione, che, non, che fossero tutte storie così tanto diverse e tutte eterogenee fra di loro. Certo. Però in realtà è la storia di Drangleik. Sono tanti regni che si intersecano in diversi re. E storie, e certo, culture. anche personali. Oh, esatto. esatto Lo stava dicendo adesso comunque, stava dicendo questo ora si chiama Drangleik, ma in realtà all'epoca era altra roba. E... Tra l'altro Tra, esatto. tra l'altro, storia molto simile a Manus qui. Nel senso che un tempo era umana, poi lei è divenuta mostruosa per via dell'ira che ha provato nel non essere corrisposta in amore. Uh -huh. Ora Manus non è che non fosse corrisposto. Manus ha ricevuto quel dolore della perdita dell'altra metà del, uh, del ciondolo. Però hai capito cosa intendo. La, la forte emozione certo. ha reso mostruosa la donna. Attraverso la piromanzia velenosa, evidentemente è riuscita invece a. Crearsi un involucro di bellezza. Vedi? Quindi sì, fuggitivo da questo posto. Capisco sempre meno perché cazzo quella statua del sole dovrebbe essere lì. Eh, Randello, frusta, artigli e scudo di legno. Allora, ci manca, sicuramente no, ci mancano gli artigli. Un'arma che si attacca alle mani. Chi la impugna può attaccare graffiando l'avversario con tre lunghi artigli. Gli artigli infliggono uh, ferite profonde e causano sanguinamento. Cazzo, questa in realtà è molto da Cassandro Pantera Stance differente. No. Ma ormai abbiamo, abbiamo le fauci, va bene così. Uno scudo di legno sulla sua faccia è rappresentato un leone. La sua struttura in legno lo rende leggero e facile da utilizzare, ma come scudo è inferiore agli altri, eh, esemplari in metallo. Maschera da ladro. Detta maschera da ladro, poiché è spesso usata per gli oschiscopi, non è efficace come armatura, ma grande descrizione, devo dire. Eh, coltello lacerante mm, è solo di gameplay. La melma aromatica la conosciamo. Lo apre il sanguinamento o no? Un vasetto di secrezioni di pianta carnivora. Quindi è piscio di pianta carnivora. Aggiunge sanguinamento all'arma equipaggiata nella mano destra. Ok. E questo che cosa è? Scala in miniatura. È una piccola scala ornamentale. Un oggetto pittoresco, ma solo per bellezza. Questo ornamento non sembra avere alcuna funzione e non deve valere molto, ma viene venduto a prezzi esorbitanti. Io lo compro, ragazzi. Secondo me servirà qualcosa, ma il gioco ci vuole dire di non comprarlo, perché, perché così noi non lo prendiamo, invece poi sblocca roba fighissima. Cioè, in che slot va? Negli oggetti chiave? Sì, eh, vedi. Eh sì, hai comprato, una... hai comprato un... un giocattolo fondamentalmente. Non serve a niente? No, come no? Vabbè, poi servirà, no? Non lo so. Ah, ok, ok, va servirà. Um, cioè, tipo, lo piazzi sulla mensola speciale e ti, ti sblocca cose, vero? Vero, ragazzi, vero? Vero, dai. Sì, sì, <ride> dai. dai, dai. Oh, È un oggetto chiave, quindi... Eh. Ok, ok, perfetto. Ha finito i dialoghi. Allora, io non so se scenderei, perché se scendo poi... Ah, oh, ma c'è un invasore. Um, se scendo poi, non, non so se... Posso tornare nella nebbia. Oh, io ti, ti invito a farlo senza troppe preoccupazioni. Discendere ora, dici? Mm -hmm. Ok. Intanto allora, Gemma Vitali Radiosa Antica, Effigie umana, Anima di eroe, grande anima di guerriero coraggioso. E K del Leone. La K del Leone è safe. Posso prenderla? Ti sta dando oggetti. Mi sembra, adesso mi sono distratto un secondo in combat. Tanta ma... roba che di gameplay, più. La cappa del leone che credo sia una head. Allora o... sì, assolutamente è una cosa che puoi raccogliere. No, è qui. Perché è un ah drop sì, molto sì, del raro. clan del esatto. leone. Sì, dei leoni. Esatto. Pietrificati. Il clan del leone appare nei registri storici, privo di legami con gli umani. Quindi non sono proprio umani. Erano uomini leoni. Era solito uccidere chiunque avesse la sventurata idea di avvicinarsi. I membri del clan del leone odiavano il proprio aspetto e cercavano di non farsi vedere in pubblico. Quindi esiste quest'altra razza mai vista in Dark Souls 1. Che sono gli uomini leone, ti dirò io. Ti posso aiutare a contestualizzarla un po' meglio perché piuttosto che un'altra razza abbiamo già avuto dimostrazione, demone della cupidigia incluso, ovviamente. Sì. Che gli esseri umani possono cambiare forma quando ci sono emozioni o una sorta di religiosità e Vero. culto abbastanza forte per loro, come per esempio gli uomini corvo di velca. Corretto. Quindi, Quindi tu pensi semplicemente visto, che sia una stirpe che è nata sì, dagli umani ma che poi si è sviluppata esatto, in maniera differente. È una stirpe che è nata dagli umani perché tu non lo hai trovato, non lo hai droppato, ma il loro scudo parla proprio di una divinità ferale, credo. Ah. Non mi ricordo se era il design dello scudo. Ora, non mi ricordo esattamente, fammi, fammi vedere, non voglio fare errore. Uh, devo controllare perché... Ci sono alcune cose che sono speculazioni e altre che sono concretezze, certo. cioè allora. No, ma non ce l'ho. Fuck. Non capivo perché non stesse partendo. E la risposta è che non poteva partire. Un duello cortesiano, eh. Eh, ma io bevo, ragazzi, non posso morire adesso. Non c'è tempo. Ah già che non, non ho... Sì, non ho sì, 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 sì. Uh, lo scudo del... Uh, del... 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 clan, clan sì. dice il design sullo scudo sembra avere qualche collegamento e significanza religiosa, ma non sapremo mai quale dio veniva venerato da queste creature. E quindi praticamente questi, questi guerrieri vengono definiti guerrieri e veneravano un dio. Quindi, visto che okay. è un mistero, si ricollega un po' a quello di velka e così via. Certo. Ok. Non ci posso credere, è vivo. <ride> Non ci posso credere, vivo ancora ora. Ma dai, ma perché è ancora vivo? Ma basta essere vivo. Ok. GG. Uf. Godopoli. Godopoli, godopoli, godopoli. E allora scendo, maestro. Scendi. Doveva essere un bel regno una volta, guarda che posizione geograficamente strategica che aveva. E infatti... Mm. Che cazzo devo Dai, fare? Hai già fatto. Hai trovato un tesoro ai fine? Era anche quello di scendere. Esatto. No. Eh sì. Eh sì. Ragazzi, ma uh, allora P provo a parlare in italiano, ok? Bevo durante il duello perché non c'è più tempo. Non è difficile, Vabbè, bevo. Ma poi è un'invasione, non Bevo un durante il duello perché perché, perché bevo durante. Analisi del testo. Bevo durante il duello. Mi riferisco in particolare al commento di Matteo Dosi. Bevo durante il duello significa bere, ti aiuto, durante il duello, cioè quindi nel mentre del duello, perché, arriva la motivazione, non c'è più tempo. Ovvero, il tempo non c'è, non, non è presente. Motivo per il quale io bevo. Quindi ripetiamo insieme. Perché beve Saidonia? Perché tra cinque minuti dobbiamo staccare live? Perché Michele ha un'altra live alle nove. Quindi cosa faccio io? Bevo. Bevo perché non c'è più tempo, Matteo. Capito? Bevo perché non c'è più tempo. È una frase lunga per gli standard di Twitch, quindi capisco che. Non è, non è semplice perché noi su Twitch andiamo avanti a meme che hanno uno massimo due parole. Già la terza diventa la Bibbia. Quindi non è semplice. Però, bevo perché non c'è più tempo. In realtà, se ci pensi, non è una frase così difficile da capire dall'inizio fino alla fine. Ma del resto, abbiamo detto che c'era Dark Souls alle 18. Quindi anche lì abbiamo fatto difficoltà, insomma, a comunicare questa cosa. Posso andare dietro la nebbia? Puoi andare dietro la nebbia? Lodo. Ma hai, tu hai, hai trovato la porta segreta col falò, giusto? La porta segreta col fallo Sopra, no? Hai, hai goduto sì, un sacco C'era sì, il falo. Ok, sì. perfetto Ok, ok, ok Posso buttarmi di sotto se vuoi, sì No, no, no Fallo, per... ah, no. Vai pure, libero Ok, ok Allora, perché mi hai detto questa cosa? Perché mh, Vorrei che tu ci tornassi Ma potresti okay. farlo anche semplicemente Ci viaggio uh, Ok, va bene Eh? Che ne pensi? Perfetto allora, devo però andare al picco terrestre, eccoci qua, Godopoli. Ah, esatto. così allora. praticamente sei subito vicino all'obiettivo, e puoi anche esplorare qui con finalmente una ritrovata calma. Però io potrei buttarmi di sotto, in effetti. Per esempio, potrebbe esserci anche un altro segreto qui nel torneo? Ah, si? Sì? Oh, forse. <ride> oggi, avendo poco tempo, Virgilio è particolarmente loquace. No, ci ho fatto esplorare tutta la mappa e poi ho detto: Ok, devo. Anzi, ho, ho un piano. Ho un piano. Chiaramente che... suggerita questa cosa dal level design, eh? Se ci pensi. Scusa, scusate, ragazzi, dovevo provarci. Non mi fido del maestro oggi. Oggetto pietrificato La ringrazio Adesso posso buttarmi di sotto Assolutamente Segretopoli Eh non è stata una buona idea Buttarsi di sotto Ok uh, Vabbè no Ma in realtà sono troppo forte. No okay. No 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 la stance Come tutta la puntata tipo Ok, ah ci sono anche i tizi che gattonano, grandissimi. Eh vabbè, ma te vuoi fare il Gianni Morandi? Guarda che fine fa chi vuole fa Gianni Morandi. Guarda che fine fa. Gua Guarda che fine fa. eh? Guarda che fine fa. Vado. Sei pronto? Ragazzi chiedo rispondo alla chat che non ha capito Prima ho bevuto perché c'è poco tempo. Andiamo. <ride> allora um, entro. Sei pronto Se... a bere? <ride> Secondo me qui c'è un boss. Ah, eccola. Lei? Sì, è lei è una naga. Ah ma sta in una pozza di schifo, quindi io sono pressoché fottuto. Ma che boss è? Presso è. Ma come faccio io qui? Cioè, devo fare questo boss mentre bevo, praticamente. Cioè, era tutta una premonizione sta cosa del bere in continuazione. Devo muovermi. Ah, vabbè, però lei prende un sacco di botte la strincia. Allora, aspetta. Ok, quindi è tipo Medusa dei noi Però quando sta nel veleno. In realtà non è semplice da capire. Cioè, perché lei è immersa nel veleno, ma, non, ma, ma si cura? Il veleno la cura? Ma porca... Eh, madre. sì. Ma questo boss è infernale, maestro. È infernale. È infernale. Sicura, lo vedo, tipo ragazzi. Per sì, te. Sì una chiave potrebbe essere attivare qualche regen o picchiarla come se non ci fosse un domani. Anche, bravo. D'altronde hai delle armi molto forti. Ah sì. E spacchiamo la faccia ai Eh sì, adesso no, ci spacca lei la faccia a noi. Ci sei e... però. Eh, però Poi devo ammazzare ogni... raggiungere la nebbia, devo però ammazzare ogni la volta i tizi. Se riesci guarda, sì perché non voglio che tu rischi di perdere le anime, però in teoria puoi giocartela mm, anche buttando le schifezze, dai 30k non conviene. Hai eh, capito? Uh, ti faccio una domanda intanto che facciamo questa cosa, ok? In serenità massima. L'angino si potrebbe fare, però. Eh. eh, ma sono in due, eh? È vero anche questo. Cioè il palangino potrebbe essere un pericolo Perché ti lascia aperto Eh infatti non è servito Beh, a nulla Stai facendo Allora um, No eh, Eccoli qua 30k che... Eccoli 30k maestro No ok okay. <ride> ok Ok dai uno è morto No no tutti e due Ok Tutti e due Ok Dicevo Hai delle gemme? Uh, sì ce le, ho, ce le ho Ce le ho Sì possiamo attivarle Per ovviamente Poi evitare Che il veleno ci faccia del male Però Quello che ti dicevo è Dimmi. Lei è immersa nel veleno, quindi in quel momento lei si sì. sente bella? Sì. Cioè, lei crede che quello sia bella? Sì. Ok. Mm, vabbè. Uh, è possibile che allora bella significhi anche viva? Non so, perché ha la testa mozzata. Eh, lo so. Cioè, cosa preserva il veleno? Non la sua bellezza, perché un essere serpentiforme con la testa mozzata e il collo che sgrolda sangue, quindi. No, non è la bellezza. Non è bella ma piace. Dico già. Um, Forse l'integrità? Cioè, senza qui, veleno. Qui ti, lascio, qui ti lascio andare tranquillamente. Senza veleno, forse non può in realtà tenere tenersi in vita perché la testa è separata dal corpo infatti anche i burattini possono vivere senza testa per quanto ovviamente i burattini non sono organici o alternativamente è, è una storia uh -huh. tipo la sirenetta ok però in realtà è una donna serpente e l'unica cosa che diventa umana è la testa ormai mozzata per motivi che non sappiamo perché non... Non so se si è suicidata mozzandosi la testa, però sarebbe un po' veramente overriddare la situazione. Mm -hmm. Però ecco, magari è la faccia che le rimane umana per via del, del veleno? Il veleno la rigenera, per questo mi viene da dire, forse rimane in vita attraverso il veleno? È possibile che il veleno in qualche modo sia comunque per lei un nuovo habitat. La storia che ti ha raccontato Gilligan magari non è quella davvero reale, ma è sicuramente un'interpretazione e un racconto di un passato accaduto. For the charity of the. Cioè, Dio sicuramente potrebbe dire il falso, però non so, sembra un bravo uomo. No, sì, sembra quasi abbastanza... magari conosce un mito che in realtà non corrisponde al vero, è semplicemente oh, sì, una magari diceria. magari racconta quel che sente, quel che quello che ha sentito, quel che sapeva, ma insomma. Le ancelle che versano l'acqua a questo punto in realtà forse versano davvero il veleno. Per lei, nella sua pozza di schifo in cui vive, le ancelle versano il veleno. Vediamo se morendo l'anima ci darà delle risposte. Perché è chiaro che in questo momento noi si debba uccidere. Aia Aia Bevo. Se no, qui muoio. Devo prendere sì, le anime. È abbastanza antipatica e aggressiva. Eh, sì, sì. Ok, le gemme mi mantengono praticamente fermo. Questo è ottimo. Eh, che cazzo. Ne ha fatto un altro. Il fatto è che devo essere anch'io aggressivo. È la battaglia più sbagliata per essere aggressivi, perché perdi già vita in automatico. L'aggressività è importante, però allo stesso tempo è difficile da gestire, sì. La pantera che va piano va sana e va lontano. Oh, che cazzo. Ok. Oh oh. Bo buono bella, perché bella mi, ha dato combo, un... mi, mi ha dato veramente la finestra di Dio Attento però Però ho visto, sì Eh, non stavo guardando la vita, mannaggia Se ti concentri sull'attacco Questo Bravo Bella combo oh, Ti punisce Va bene, basta, basta Dobbiamo attaccare Adesso dobbiamo Dai, attaccare Dai, per te Vai, Cassandro Sicura, ma tu Sei più pericoloso Bellissimo attacco Non essere abito Non ora Ci sei Bella schivata Finiscila Le ho tagliato la coda? Sì Deve essere purgata da Firenzo Capisci? Tu lo sai che se non schivavi eri shottato da quell'incantesimo? Sì sei sì? Ma ho schivato Sei stato bravissimo Torna indietro. Eh, non ha droppato anima? Sì. Sì, sì, ha droppato l'anima. Ma non la adesso, leggiamo? No, ok. Adesso ti dico, no, non leggerla. Perché voglio che continuiamo il discorso domani, eh? È domani. Ah beh, sì, sì, è vero. Voglio però darti un ultimo contenuto. Mm -hmm. e un finale preciso per quella che è stata l'esplorazione principalmente di gameplay di questa esperienza. È vero, è vero. All allora, per prima cosa, torna al falò, ok, o sì, no, ma guarda, sì, hai, sì, ne sì, si sì, 88, che bello, Casandro. Sono innamorato di Cassandra. Ora vedrai, ti divertirai moltissimo. Yes. Prima, vai a Machiula. Vado a Masula. Aspetta. Uno. Due. Vado. Tra l'altro ho 55k da spendere. Ma che cazzo ho fatto? Esattamente. No, <ride> no. <ride> diciamo che. La neasness, praticamente la, la scomodità di affrontare il picco terrestre ti permette, ti, ti, ti comporta e ti conduce a perdere alcuni dettagli di calma esplorazione classica che adesso io ti faccio recuperare e che ti uh -huh. farà capire anche l'esperienza blind come può essere. Sì. Uh, voltati verso le tue ore. Fermo! Fermo! fermo, fermo! Ok, hai visto che c'era la donna sì. davanti a te? Me l'aveva detto che sarebbe venuta qui o comunque l'avevamo esatto. intuito. Parlale. Ma sì, non è un vaso, è vero. Allora, le parleremo un'altra volta, adesso. Ascetico. È, è brava come che bravo ragazzo. Così che sei intuitivo. <ride> goditi le anime, goditi le anime, spendi, compra quel che vuoi, livella come vuoi. Me la vuoi far riuccidere in difficile? Non è un tranquillo, ti, ti divertirai molto. E non è meme, sono sincero. Mi divertirò molto. Sì, sì, no, se lo dico con sincerità, senza trucchi. No, aspetta. Mm. Non male. Pom. Ok. Allora. Torna... stavolta... Ah, aspetta, al... aspetta, aspetta. Devo giusto, andare dalla là. Ah, intanto fammi vedere se posso fare più 10 più 10. Non credo, ma. E invece, eh, qua oh, la vita eh, a Paperopoli, oh. amici. Armi and game. Massimizzate. Massimizzo totale oggettivo. Allora, aspetta, eh. Ecco qua. Sì, 28, ottime. Vai, allora. Vai al falò centrale di pico terrestre, quello oltre la nebbia. Ok. Uh, viaggio. Ecco, terrestre, eccolo qua. Maestro, sa che in realtà il boss finale con quante anime stiamo spendendo è Melensha. Quasi sicuramente <ride> sarà lei a riempire il ricetto terribilmente potente. Sì. Uccidi i, i nemici qua dietro, che sono fastidiosi. pezzi di cazzo. Ora che l'arma più 10 doppia. Ma comunque mi spaventano loro. No, no, ma perché è, un, perché è un brutto agguato. Però adesso il morso della pantera è al suo massimo. Ma non devo viaggiare su? A Aschetopoli? No. No. Devi leggere i... devi uccidere... ora uccidi la guata. Ok. Che fai qualche passo e uccidi la guata, esatto. Uccidi la guata, un po' strana da dirsi, ma... è un po' esatto. Combatti con Orce, esatto, vai. Ok. Perfetto. Piccolo consiglio da Virgilio. Leggi i comandi a terra. Lei i le, le testi a terra. Comandi testi a terra. Sì, i messaggi dello, 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 della distorsione temporale, della stagnazione. Punto debole fuoco. Un altro messaggio? Devo dargli fuoco. Ok, è un. Leggi l'altro messaggio? Torcia Questo? richiesto più avanti, prova a destra. Ok, quindi il fuoco in effetti non La funziona. Torcia, però. però a livello logico ti parlano di fuoco. Forse non è un titolo così dinamico e smart, però. Sembra esserci un meccanismo, serve una torcia. Vuoi provare eh? o portare una torcia qui? Assolutamente, tanto so la posso accendere da qua. Eh sì, vabbè, col tasto giusto. Forse la posso lanciare sul mulino. Ti sei seduto, però. Ah, porca <ride> troia. Vabbè. Vai. Lui è veramente. Secondo me, se andiamo muro-muro, non ci aggrano. Dove va? Ok perfetto Giulione Ha ah, finito praticamente Ok ok Non mi chiedeva Chiara quando mangiavamo credo Sì sì è, è la chicca finale questa Eh invece Volevo muovermi poco Per questo motivo Vaffanculo Oddio Oddio la... Eh niente Ce la fai Ce la fai Ce la fai R1, eh. su, R1 smash Sì Eh sì 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 Eh Oh Guarda veramente che Cioè spero. questo boss va proprio Va creato Ma io non sono tanto contento Di questa cosa Eh Accidenti a voi Eh si sì, è arrivato anche il fratello Qui Dai Unicola un Cage Dai levati dal cazzo Grande Ok Ok. Adesso... Ok. Hmm, come gli do fuoco? Accendi. Maestro, non ci sarei mai arrivato. Vuoi che ti dico... Come lei capito capito? Ci si può arrivare? Sì. In, in blind offline, tra l'altro. Io... Uh... Non ci arrivai inizialmente. Feci anch'io la boss fight senza bruciare questo mulino, che avrà un certo effetto che scoprirai a brevissimo. E l'ho poi compreso, o meglio, avevo intuito metà del puzzle. Quando ho trovato. Ferma il veleno una sta torcia, merda! Quando ho trovato una torcia all'interno di uno scrigno con una trappola, ho avuto dubbio che qua ci fosse qualcosa di importante legato alla torcia. Ok. E anche quello che causò i messaggi, non sei blind? No. Se, se, Poi se. non riuscì a, a scoprire L'effettivo uso subito mi pare di ricordare Però successivamente Ora ferma Usa il falo ascetico Madonna ora sti cosi mi trebbiano qua sotto Fai, uh, ti, do, ti do un piccolo consiglio Perché così tra l'altro Andiamo proprio con guida virgiliesca All'esperienza di un finale Che ti aiuti anche a capire Più di Dark Souls 2 Torna indietro senza buttarti Non fare il pazzo Quindi vai giù Esatto, vai Non giù, fare vai il destra. pazzo No, come, tu, come giusto fare Però ecco, vai a destra di nuovo Qui c'è il Sekiro Quindi gestiscitelo, Gesù bambino Esatto okay. Sekira Ho Sekirato come se non ci fosse Uccidi un tumoro Uccidi la gnocca del deserto Ecco perché lei si chiama Sabaco Maiko. Perché nel deserto c'è la gnagna. La strincia del deserto. La strincia del deserto. Guardi come, come fiuta il backstabo subito, Cassandro. Mamma okay, mia. Ok, ora, ora, preparati, vedi quel signore bianco? Sì, sei tu? Evoca e no, gioca Ma Thomas il giullare. Questo è il, resto del... il resto dipende da te. E questo è l'effetto del, del mulino. Perché non c'era prima, io ero, ero comunque umano. Non c'è più veleno lì, esatto. Mm, mm, mm. Grande, Thomas viene direttamente da Pandemonium. Esatto. Ragazzi, questa cosa la capiamo io, Michele. E Boo. Altri... Hai notato me... che Thomas ha fatto un'esplosione di fuoco che ha shottato sì. il mostro di Unico Plus? Sì, fortissimo Thomas. Guarda lei come morta. Quasi ti direi che se fosse... va bene. Eh, andiamo. Costume da guardia, giusto? Abbiamo trovato. Ok, ma ce n'è un terzo. Sono tre in New Game Plus. Esatto. Vai. Baby. Anche Jester del Meccai 3, ma è molto più recente di Pandemonium. Eh sì, eh sì. Ma porca puttana. Aia. Ok, quindi in realtà è fattibilissimo. Beh, non c'è più il veleno. È un boss del cazzo. Oddio, fa comunque malissimo. Però Jester tira delle pigne clamorose. In realtà posso guardarla questa boss fight io, non è vero? Bevi, 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 Cassandro, bevi. Però sì, mi, mi va di guardarla in realtà, quindi penso che farò questo. No! Prostati! No! Ti stavi prostrando a Thomas il giullare! Eh sì, certo. Mi fai prostrare per favore. Fai te Thomas! Noti quanto è un pelino forte! Sì. No, prostati ancora! Ti prostri! Vabbè, spero se non muore, Thomas. Ti salvo io, Thomas. Oia, oh, yeah, aiuto, aiuto, aiuto! Grande, Tom. Grande, Tommy. Hai ottenuto 40.000 anime. E l'anello del serpente d'argento, più, più due. due. Che andremo subito. Ora a avrai ancora più anime da ogni combattimento. Go E questo è un anello extra che trovi nel New Game Plus, uccidendo Myth. Hm. E questo Ora, è il nostro finale, tra l'altro. È il nostro finale. E discuteremo poi di Thomas, questa invocazione il sistema di Summoning di Dark Souls 2 in maniera un pochino più approfondita. Fase 2, prima della fase 3, che saranno le finali di Quest. Domani Domani, quindi, sì, ragazzi. Stupendo. Allora l'appuntamento. Ora lo diciamo a tutti. Ora, in realtà, qui da me siete tanti. Ora, non so, eh, da Michele, ah, qui, ma qui ah, siete ti, ora ti, sono 1900. E, e qui siamo 2002, Quindi, ecco, siamo, quindi siamo ipercongruenti. Quindi, adesso ci siete tutti. Probabilmente eh, non c'eravate prima perché, eh, insomma, non conoscevate bene neanche l'orario. Domani è, è normale: 9 e mezzo. Venerdì, sì. 9 e mezzo. Godopoli. Normale, proprio Simple? As that Quindi Amici miei, io ringrazio Michele e lo lascio andare perché deve cenare. Ti lascio andare subitissimo. Grazie mille della, di aver fatto insomma, di aver recuperato questa grazie live e non averla lasciata dai. in giro. E poi, invece, domani si gode. Oh, colpa mia, perché domenica ho, io ho il Sette Fiori. Quindi grazie, oh, dai, figata, quindi ci aggiorniamo. No, domenica non c'è, domenica c'è il torneo dei Sette Fiori. Bacetti esatto. Ciao, grazie mille, caro. Appetito. Ciao, ciao ciao. Allora, ragazzi, Buon in attimo perché vi faccio vedere una cosa. Noi ci vediamo tra un'ora e mezzo, ore 10, con Pokémon Unite. Quindi, amici miei, ah c'era il raid del pardo! Scusatemi ragazzi non l'ho visto Grazie mille ringraziate il pardo da parte mia Perdonatemi non l'ho visto Mua, Grazie mille al pardone eh, Grazie Animod tra l'altro che si è subato Ragazzi non andate da nessuna parte Perché Vi faccio vedere l'ultima partita Che cazzo ho fatto Aspettate eh. Aspettate eh. Vediamo se trovo il recap Premetto ragazzi che è Difficile da giocare perché c'è un, un ping assurdo. C'è un ping allucinante. Non so se ho sbloccato la ranked Ferdi. Ma sto giocando veramente a nastro. Quindi se non c'è la sblocchiamo ora. Ehm, dicevo. Devo andare nel profilo, credo. Nel ranking. Voglio far vedere... Vabbè, se ce la posso fare. Non mi ricordo assolutamente dov'è. Perché chiaramente non so leggere il giapponese. Eh, babù. Sto cazzo, non me ne frega niente dell'estetica. Delle... Dell Uh, Dov'è il, il log? Forse qui? Neanche Dov'è il log? Dov'è il log delle partite? Forse qui No Volevo farvi vedere come ho fatto l'ultima partita Com'è andata la mia ultima partita Ma non trovo il log dove. Eh vabbè sono andato nel negozio Vedete questo è il problema Sì sì il prof ha dei dreadlock devastanti Uh, questo è il motivo per il quale non si gioca in giapponese. Mm, forse nei Pokémon, ma non credo, perché questa è solo la lista dei Pokémon e basta. Uh, ah, ok, aspetta, L forse il mio profilo. Eccolo. Ragazzi, l'ultima partita è stata incredibile. Sto provando Cinderase, probabilmente dopo giochiamo Cinderase perché mi sta dando grandi soddisfazioni. Uh, ho fatto 13-9, ragazzi. Ho fatto 13 9. Quindi una roba devastante. Eh, 13-9 non è come in LOL. Quindi non è solo le morti 9. Ma sono gli assist. Ho fatto 13 kill e 9 assist. Contate che il secondo migliore della squadra aveva fatto 7-8. Io ho fatto 13-9. Quindi ho trebbiato il mondo con Sinderace. E dopo lo proviamo. Ore 10. E si snowballa davvero facile. Forse questo è un problema. Lo analizzeremo più tardi. Con. Um, il buon Lapo Raspanti Terenas che ci accompagnerà in questa avventura. Ragazzi, ci vediamo alle 10 con Pokémon Unite. A più tardi. Ciao.